Sì. Maliero, andiamo a fare qualche parte per con noi. Possa portarci delle riflessioni profonde del come nel sistema finanziario mondiale, da anni, non da adesso, ma comunque da quando la dottrina keynesiana è stata messa da parte in maniera anche brutale, le grandi lobby finanziarie hanno cominciato a erodere e poi alla fine a devastare il sistema economico a livello generale, con di fronte una classe politica che non ha la voglia o la capacità di resistere, di poter avviare un processo di regole che certamente sarà sempre più stringente doverlo avviare. Per quanto riguarda noi Italia, ricordo alcune cose, ma in maniera molto succinta. Da quando si è incominciato, il padre guardiano del convento, mi perdoni, a spogliare l'altare, insomma, la prima operazione eclatante fu il tentativo di regalare al grande finanziere De Benedetti tutto il gruppo SME che valeva allora, 1984-85, 2.000 miliardi e invece gli venne venduto per 530 miliardi, prestandogli 30 miliardi con le banche del Lido per fare la pedaglia della caparra. E noi allora, coltivatori diretti, movimento cooperativo e l'allora governo Craxi, facemmo sì che questa operazione scellerata, che era la prima, una delle prime in senso generale, che era stata messa in moto, non dovesse andare in porto, perché sarebbe stato un furto e un insulto anche all'intelligenza. Così fu, e poi la SME comunque è stata smembrata, e questo però a noi, mondo agricolo, ci costò l'assalto ad una istituzione che sicuramente era abbastanza, come dire, anziana, quindi da dover ringiovanire e risistemare, ma che valeva sul mercato 15.000 miliardi di valore, che era la Federconsorzi, e fu, come dire, regalata alla Banca di Roma per 2.000 miliardi. Quindi operazioni, come dire, da furti autorizzati, che hanno da una parte comunque tolto al sistema un meccanismo dell'agroalimentare che era molto importante e che oggi ce ne sarebbe ancora più bisogno, e dall'altra per i consorzi, almeno per quanto riguardava tutta la parte dei servizi, una rete di servizi capillare che ci ha resi molto più deboli e ai quali oggi non riusciamo a far fronte a quello che è l'aumento dei costi industriali rispetto a quello che invece dovrebbe essere un equilibrio di costi all'interno del sistema in generale. Per cui, ecco, credo che le materie di riflessione siano molte, ma una sola. Come diceva Ettore Bernabei in un libro intervista che è uscito a metà degli anni 90, è intitolato L'uomo di fiducia, c'è un gruppo molto organizzato. Lui individuava il circolo del WIST, del quale se ne è riparlato questi giorni fa, che negli anni 60, al momento della nazionalizzazione, si fece pagare le carabattole che vendeva lo Stato anche 15 volte rispetto a quello che era il valore reale, e negli anni 90, al momento delle cosiddette privatizzazioni, si stavano ricomprando il paese a zero, praticamente pagandolo niente. E credo che l'analisi che ognuno di voi può fare, quello che ha significato smembramento dell'IRI, tutta la chimica, autostrade, telecom, eccetera, eccetera, comprese le banche. Ecco, io credo che anche se non c'è un'informazione adeguata del come la nostra crisi in questi 22 anni si sia moltiplicata e sia precipitata in una spirale irreversibile e punto interrogativo. Speriamo di no.
Qui siamo un paese che nei momenti di maggiore crisi ha saputo resistere e poi, come dire, cambiare il corso delle cose. Ce l'auguriamo e speriamo che, ecco, persone che hanno la possibilità e la capacità di operare all'interno degli organismi importanti debbano dare le risposte per le quali questo nostro paese, questo nostro popolo le sta aspettando. Grazie e buon lavoro a tutti. Presenta Nino Carloni, che ha tradito l'economia italiana. Siamo già alla quarta edizione. È un libro il cui titolo è parlante, ciononostante secondo me è un libro che va veramente letto con attenzione e che riguarda tutta l'economia italiana e anche la nostra zona di Terni, che sta vivendo i problemi che tutti sappiamo. Io vorrei ringraziare anche le persone che sono in sala e soprattutto i nostri amici sindacalisti, Valerio Cappini, anche Gioacchino Olimpieri e oltre agli altri ospiti il professor Baldassarre, perché effettivamente ci sono dei momenti questi occhiali neri ormai il professor Baldassarre va in incognito perché sono, diciamo, delle riflessioni che noi occorre fare in quanto è giusto inseguire tutti i problemi, è giusto fare tutte le rotte che dobbiamo fare. Abbiamo fatto anche con un centro studi malfatti delle rotte che vi posso dire, abbiamo fatto un flash mob per salvare la passerella destra, come abbiamo fatto un flash mob per dire all'Europa sbrigati perché non puoi star lì a tergiversare. Se vi ricordate tutti, pensate al 7 novembre che abbiamo fatto questa manifestazione. Oggi è un momento invece di riflessione, oggi è un momento su cui vogliamo vedere le cause, perché dagli anni 90 adesso questa famosa Seconda Repubblica si trova con un gran debito pubblico, con un PIL che va sempre peggio, con governi che si succedono dicendo sempre che la crisi è finita, siamo alla luce del tunnel e quant'altro, e poi invece ci troviamo sempre, non vorrei usare un'espressione volgare perché non è questa proprio la sede, insomma, ma si capisce che non abbiamo ancora risolto tutti i nostri problemi. Quindi io direi di iniziare subito, se siete d'accordo. Edoardo, tu hai fatto già il saluto a nome del Centro Studi Malfatti, se si alza un attimo in piedi Edoardo, lo salutiamo. Nino, non so se tu, Edoardo è il presidente del Centro Studi Malfatti. Ah, l'ho visto prima che organizzatore di questo convegno. E quindi io ti do subito la parola, se ti sei ripreso da questa corsa che abbiamo fatto. La scheda. C'è Sandro Pippicini. Come intervento iniziale, quindi facciamo intervenire prima le persone. Sandro, io vorrei presentarti brevemente, se vuoi venire un attimo qui per un saluto, e il nostro consigliere del Comune di Terni, recentemente avrei fatto della cronaca per un episodio molto spiacevole, ma intanto mi voglio rammentare le persone che dobbiamo ringraziare per l'ospitalità che ci hanno dato. Dobbiamo ringraziare i presidi delle facoltà di economia e di scienze politiche che ci hanno dato l'opportunità di svolgere questo importante convegno qui. Ti ringraziamo perché l'università ha accolto subito la nostra richiesta e quindi basta. L'unico problema che abbiamo, non so se Sergio lo sa, che purtroppo alle ore 19 dobbiamo lasciare la sala perché la facoltà chiude, purtroppo è sempre un problema, diciamo, di costi. Una domanda al volo, tu che stai in seconda commissione, chi ha tradito l'economia italiana? Veloce. Sono moltissimi, non è una domanda a cui è facile rispondere, perché ce ne sono molti sul banco degli imputati. D'accordo, lo sentiremo dal nostro professor Gallone. A questo punto che abbiamo? Chi è che ha la scaletta e che oggi siamo nel senso? No, un breve intervento. Ecco, abbiamo preparato anche un intervento, prego. Faccio l'assistente. Grazie, perché oggi veramente stiamo facendo un pochino di... Io farò un intervento molto breve e molto molto limitato. È con grande piacere e con emozione che ringrazio gli amici del Centro Studi Malfatti per avermi dato la possibilità di partecipare a questo incontro con il professor Galloni, economista di grande valore e di grandi doti umani e professionali, con gli altri invitati e con voi tutti. Dico con emozione perché per un consigliere comunale come me intervenire in un dibattito del genere su un tema così complesso e difficile da affrontare, oltre che da risolvere, è prima di tutto un'esperienza stimolante, forse un'esperienza che non ho mai avuto nella mia
brevissima esperienza istituzionale. E appunto la mia esperienza istituzionale mi costringe a vedere questo tema da una prospettiva diversa da quella di molti, da una prospettiva sicuramente limitata, limitata dal vincolo di mandato e dal perseguimento del bene comune. Vorrei tuttavia, ecco, ripeto molto velocemente, introdurre un tema che mi preoccupa molto, quello delle politiche di austerità, che credo contribuirà all'impoverimento della nostra vita e della nostra società se saranno adottati quei provvedimenti che definirei sciagurati, di cui si sta discutendo purtroppo da molti anni. Si tratta di politiche che consegnano i beni di interesse collettivo alla speculazione finanziaria, che permettono alle multinazionali, alla finanza, alle banche di incrementare i loro guadagni, lasciando indietro i cittadini comuni e i più deboli, che non sanno come difendersi. Il referendum sull'acqua pubblica, svoltosi negli anni scorsi, ha dimostrato che la maggioranza della popolazione è contraria alla privatizzazione dei beni comuni e dei servizi pubblici locali. Ma i governi sembrano voler ignorare questo pronunciamento popolare e continuano a insistere sulla privatizzazione dei settori chiave come l'acqua, il trasporto pubblico locale, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, contribuendo a incentivare le cessioni di rami d'azienda e il peggioramento delle condizioni dovuto al taglio dei finanziamenti. Tagli che riguardano inevitabilmente settori primari, come ad esempio il trasporto pubblico, di cui parlavamo prima, tanto che in molte regioni si trovano nella situazione di non poter programmare o assicurare il servizio per i prossimi anni, mentre è chiaro che si tratta comunque di una prestazione che non può in alcun modo sopravvivere senza il ricorso a finanziamenti pubblici. Si tratta di un metodo ormai consolidato. Enti locali, soci, affidatari possono rivedere al ribasso i contratti di servizio, scaricando i costi sulle aziende partecipate ed ex municipalizzate, che si rifanno sui lavoratori, rinegoziando al ribasso o disdicendo i contratti aziendali in essere. Ovviamente non potremmo respingere la privatizzazione selvaggia in settori chiave come lo smaltimento dei rifiuti o il trasporto pubblico. Sono servizi che ci siamo dati per migliorare le condizioni di vita dei cittadini. Possiamo però chiedere il potenziamento del trasporto pubblico locale, ferroviario e cittadino, rivalutando la condizione degli autisti e del personale di servizio sottoposto a stress e sfruttamento crescente, con paghe sempre più basse. Le aziende municipalizzate rappresentano una risorsa che credo debba tornare ad essere pubblica, e questo vale non solo per l'acqua ma anche per le farmacie, i servizi scolastici, gli asili, l'energia, i trasporti, il ciclo dei rifiuti. Le farmacie in particolare, tecnici abbiamo un'esperienza molto particolare, molto complicata, possono svolgere il doppio ruolo di calmieramento dei prezzi dei prodotti farmaceutici e di voce attiva di bilancio negli affaticati conti degli enti locali. Mi avvio velocemente alla conclusione. Occorre quindi cercare di invertire la tendenza che vede dominare sempre i datori di lavoro e i grandi monopoli in un mondo che registra sempre meno offerte di lavoro e meno diritti per i lavoratori. Credo che lo sviluppo e l'estensione del sistema pubblico di tutti i beni comuni richieda un nuovo livello di democrazia e controllo, sia per i lavoratori che per i cittadini, che può essere un ulteriore contributo al rilancio dell'economia. Non so se ciò sarà possibile e quale sarà il destino che attende il nostro Paese, ma credo che il rilancio dell'economia sia un tema che sta a cuore a tutti noi e che, con l'uso delle risorse messe a disposizione, anche dalla politica si possa raggiungere. Se mi permettete un'ultima velocissima riflessione, molti dei miei antichi colleghi di militanza politica trovarono una qualche ispirazione nel romanzo di fantapolitica di Jack London, Il tallone di ferro. Io invece ho trovato commovente e per certi versi doloroso Next di Alessandro Baricco, un piccolo attuale sconvolgente libro sulla globalizzazione. Il libro di Nino Galloni, di cui oggi discutiamo, è un elaborato che ci narra di un tempo in cui in Italia e in Europa esisteva una politica in grado di bilanciare gli smisurati appetiti della finanza internazionale di rapina, che non è nemica di un generico ceto proletario di sinistra, ma dell'intero apparato produttivo di un paese o di un'area geografica.
Quella finanza, da distinguersi da quella utile ai processi imprenditoriali, si attacca a un organismo e lo sfrutta fino a sfinirlo. Purtroppo non si tratta di un astratto esercizio di economia teorica, si tratta delle nuove vite e del benessere e della pace sociale. Grazie a tutti. Grazie veramente di cuore. Sembrava uno scherzo perché cominciamo a citare un libro di Jack London che già l'ha venduto, poi è morto, insomma. Io non mi sento tanto bene. No, Baricco, che insomma è ricco sfondato, che scrive bene, vende bene, eccetera, eccetera. Adesso arrivo io, Briscola. Mi ricordo un precedente rispetto al libro del professor Galloni, che è un volume di Geronimo. Non Geronimo Stilton, ma Geronimo, che è lo pseudonimo di Paolo Cirino Pomicino, uno dei politici più chiacchierati della Prima Repubblica, che è strettamente confidenziale, no? Che ci racconta una sequenza di reati impressionanti, bestiali. Sembra quasi una narrazione dell'horror. Quando l'ho comprato e l'ho letto, ho pensato, adesso a Cirino Pomicino gli fanno un'altra quarantina di processi, poi invece mi ha raccontato che non ha preso manco una querela, perché lui su quel libro racconta tutta la vicenda, ma non per quello. No, non sta in galera per quello, non c'entra niente. Lui racconta tutta una sequela di passaggi in un complotto internazionale che ha portato poi a Tangentopoli, eccetera, eccetera. Il libro di Nino Galloni, diciamo che si infila in questo filone, lo spiega nel dettaglio. Io ho visto tra l'altro un suo video su YouTube dove racconta, per i meno avvezzi all'economia, il scellerato patto tra Germania e Francia, l'Unione Europea, esatto, al nostro danno. Allora, l'aspetto particolare di questa giornata è che un osservatore poco distaccato come me nota che il convegno inizia con un intervento di Edoardo Mazzocchi, che è un uomo impegnato in politica nel centrodestra, e dell'amico Sandro Piccinini, che è un uomo impegnato in politica nel centrosinistra. Ci troviamo a fare delle riflessioni sul medesimo argomento, partendo da punti di vista apparentemente diversi, arriviamo a conclusioni molto simili. E questo mi fa pensare che stanno cambiando i tempi, per fortuna. Forse ci aspettavamo che magari uno stuolo di giovani facesse questo, cioè mettesse insieme due schieramenti che un tempo erano separati. Lo fanno persone che hanno fatto tutto un percorso politico completo, insomma, storico. Noi non ci resta altro che destra-sinistra, non ci resta che approfondire un po' questo argomento, soltanto alcuni aspetti. Edoardo Mazzocchi ha parlato di quella che lui racconta a me quando me la racconta come la truffa di Federconsorzi. Io, siccome sto lavorando invece a una tesi di dottorato da vecchio, ho cominciato a elaborare dei numeri che li ho estratti proprio dalla mia tesi di dottorato, che ancora non è completa. Nel 1990 il debito pubblico, il governo Andreotti, stiamo parlando qua, è stato stimato in 6.000 miliardi di lire. Questi sono i dati della relazione previsionale 1990-1991. La commissione Scognamiglio, che fu insediata anche per analizzare lo stato dei conti, propone come soluzione la cessione del 20-30%, proponeva una quota di questo genere, di Eni, Enel, eccetera, eccetera, però senza venderla a privati, ma vendendole attraverso partite di giro, quello che oggi si dice che dovrebbe fare, tutti dicono che dovrebbe farlo Cassa Depositi e Prestiti, ma ogni cura Cassa Depositi e Prestiti dovrebbe comprare fuori soldi. Questa era la soluzione dell'epoca. Allora, vi invito a vedere bene i numeri, perché non sto cercando di annoiarvi. 6.000 miliardi di lire. Sono successe delle cose, quelle che raccontava Paolo Cirino Pomicino su quel libro. Una riunione un po' discutibile su un Panfilo che era il Britannia, Tangentopoli, diciamo dei consulenti di forze politiche che dall'oggi al domani mettevano in piedi partiti politici, un referendum che mina alla base il sistema delle preferenze, un'opinione pubblica che era contraria alla politica, un po' come oggi, e poi da lì nasce un piano di riordino che è un piano delle privatizzazioni, che è una sorta di copia del piano di stile Roberts, scritto lì, perché era il cognome reale di Margaret Thatcher, il suo cognome. Thatcher era sposata, suonava meglio, fu molto più nazista come Thatcher, molto più duro, ma
Quello era il piano delle privatizzazioni, qualcosa di esogeno al sistema economico italiano. Vi invito ancora a tenere a mente 6.000 miliardi di lire. Allora, nel fare i conti su quello che è successo dopo le privatizzazioni, ho tirato giù i conti, i risultati economici di alcune società, quindi i risultati di esercizio realizzati tra il 97 e il 2000, di 18, soltanto 18 delle ex società partecipate dallo Stato. Soltanto 18, perché per le altre era difficile riuscire a capire qual era il risultato d'esercizio, in quanto avevano fatto delle fusioni, scambi azionari, quindi non c'era più l'assetto originario. Dal 97 al 2000, il calcolo che ho fatto io, devo dire anche abbastanza brutale, riporta un utile netto, quella lì è la cifra, 107.000 miliardi. Vi rendete conto? Vi rendete conto il debito che era all'inizio? All'inizio della storia c'erano 6.000 miliardi di lire, che tradotto in euro fa 4 spiccioli oggi. Quindi sempre seguendo la traccia della ricerca dell'assassino, sempre seguendo questa storia scopro poi, tra l'altro, che avviene l'alienazione del patrimonio degli enti previdenziali, una scelta secondo me scellerata, perché gli enti previdenziali potevano generare reddito che riusciva a pagare i vitalizi. Questa privatizzazione avviene senza la smanializzazione, che era una competenza dell'intendenza di finanza. Quando si sono accorti che avevano commesso questa leggerezza, ci pongono subito un rimedio. Il problema è l'intendenza di finanza. Facciamo fuori l'intendenza di finanza, la roba nostra, facciamo quello che ci pare. Nasce a quel punto, man mano che si portava avanti, si perfezionava il processo di privatizzazione dei beni pubblici, un fondo d'ammortamento dei titoli di Stato. E qui arriva il bello, cioè vi devo dire che ancora sto in mezzo ai numeri, perché non riesco a capire che è successo. 6.000 miliardi di lire all'inizio di debito. Poi abbiamo visto quello che io ho stimato, che ha perso lo Stato soltanto gestendo delle aziende che i privati hanno fatto con la massima disinvoltura funzionare e gli hanno fatti produrre un reddito, soltanto alcune, a quel fondo nel quale sono stati convogliati i denari frutto dell'alienazione dei beni pubblici, a quel fondo sono stati conferiti tutti quei soldi là, fondo ammortamento titoli di Stato, cioè si dovevano prendere i denari delle privatizzazioni, riacquistare titoli del debito pubblico, quindi debito pubblico che all'inizio era 6.000 miliardi di lire, 4 spiccioli rispetto a questa cifra qui, doveva essere non solo annullato, ma dovevamo generare della ricchezza che poteva essere destinata agli investimenti nei fondi sovrani dell'Oman, del Dubai, come fanno loro, vengono qua, ci comprano, andavamo lì, gli compravamo i pozzi di petrolio, eccetera, eccetera, no? Oggi stranamente sono loro che vengono da noi, e noi quel surplus di bilancio non l'abbiamo generato. Quei soldi dove sono finiti? Allora, a fronte di un fabbisogno che è quello di sotto, i 6.000 miliardi di lire iniziali del 1990, poniamo il caso che possano essere aumentati, ma vi ricordo che dopo Tangentopoli è arrivata la Seconda Repubblica, cioè il Castigamanti, doveva funzionare tutto benissimo, avevamo fatto fuori la corruzione, i partiti politici, in realtà sappiamo bene che dietro c'era la CIA, ci sono atti ufficiali depositati nelle prefetture che aveva organizzato tutto questo. A fronte di quello lì, quello in basso è debito, noi dovremmo aver accumulato, messo a fondo quella cifra lassù. Oggi abbiamo uno dei debiti più alti del mondo, ce la battiamo con la Giappone e Germania nell'ordine. Ed ecco la spiegazione in rete, voi se andate in rete trovate che la spiegazione di questo grande mistero è che dietro c'è Bilderberg, c'è la Trilaterale, c'è Monti, e qui ho finito. In realtà questi qui sono soltanto le organizzazioni che eseguono gli ordini di qualcun altro, e spero che il professor Galloni ci illumini sulla parte finale del processo. Grazie. Vorrei, visti gli interventi che mi hanno preceduto e che mi aspettavo più moderati, invece metterci un bel carico da 90 e partire con un aneddoto. La prima volta che andai in Congo da mio fratello, che è missionario a Kinshasa, partii con l'idea che in pratica
il genocidio fosse la conseguenza di politiche economiche e monetarie sbagliate. Già dal primo viaggio, qualche anno fa, quando tornai, mi ero convinto del contrario, che il genocidio era l'obiettivo e le politiche economiche e monetarie sbagliate il modo per conseguirlo. Parimenti, quando mi sono messo a fare un minimo di riflessioni sulle politiche di austerity e sulle spending review, accorgendomi che oltre ogni ragionevole dubbio nessuna politica di austerity poteva evitare di peggiorare i conti pubblici, mentre c'erano delle politiche espansive che avrebbero potuto avviare la ripresa e recuperare sui conti pubblici, mi convinsi che l'obiettivo non era il miglioramento dei conti pubblici, ma infliggere sofferenza alla gente. Erano sotto i nostri occhi i casi della Grecia, di Cipro e parte della Spagna. E invece mi sbagliavo anche questa volta. In realtà l'obiettivo era un altro, e per capire bene qual era e qual è questo obiettivo dobbiamo arrivare alla conclusione di quello che poi io cercherò di narrarvi in modo più tranquillo, quello che io chiamo il quarto tipo di capitalismo. Ne abbiamo in 70 anni, come vi dirò meglio tra poco, sperimentato appunto quattro. Quello attuale, a differenza degli altri di cui appunto poi dirò, si basa più che prevalentemente, quasi esclusivamente, non sulla valorizzazione del capitale, come ci si aspetterebbe, ancorché finanziario, ma dalla numerosità, dalla massimizzazione del numero delle operazioni finanziarie, a prescindere dal loro esito in termini appunto di reddito. Cioè, in buona sostanza, significa che bisogna emettere titoli su titoli, derivati su derivati, titoli tossici su titoli tossici, scommesse su scommesse. E allora, secondo voi, se un paese va bene, c'ha i suoi fondamentali in ordine, c'ha un debito pubblico ma non è un problema perché c'ha un PIL che funziona, la spesa pubblica che più o meno va bene, il livello occupazionale che non è il massimo, però insomma i giovani hanno speranza e trovano lavoro, quel paese lì non serve a niente. Serve un paese che vada male, e peggio va e meglio è. Primo, per la ragione che vi sto cercando di spiegare, e cioè che consente di emettere titoli sul debito, scommesse al contrario, e su questo scommesse su scommesse, e titoli su titoli, e tossici su tossici, e derivati su derivati. Ah, questo è un paese che serve alla grande finanza. Un paese che vada male, quindi cerchiamo di fare andare male il paese X, Y e Z, perché è questo che serve in questo quarto tipo di sistema capitalistico che abbiamo a che fare. Secondo obiettivo, ovviamente, è la svendita dei beni pubblici, che non può avvenire, cioè non si determina, non si giustifica e non può avvenire se tutto va bene. Bisogna fare terrorismo sul debito pubblico, sulla sostenibilità del debito e quant'altro. Allora, piccola domanda che vi faccio: ma se, come vedremo, il totale dei titoli tossici, cioè dei debiti in questo pianeta, è 50 volte il PIL mondiale, come mai che quando il debito pubblico di un paese supera di una volta il suo PIL, la tragedia, il default, oddio, falliamo, andiamo per aria, moriamo, e cominciano le scommesse, speculazioni, eccetera. Quindi è tutta una cosa artificiosa. Terzo obiettivo era quello che dicevo all'inizio: si sperimentano modelli che servano per ridurre la democrazia, che servano per, infliggendo sofferenze al popolo, vedere fino a che punto la gente reagisce o non reagisce. Allora cerchiamo di capire come siamo arrivati a tutto ciò, e andiamo per ordine. Fotografiamo il primo modello di capitalismo, che è basato sulla massimizzazione del profitto. Esso va fondamentalmente dal 1944, accordi di Bretton Woods, al 1979, quindi 35 anni di sviluppo, quando al vertice, al G7 di Tokyo, si deciderà che ciascun paese, contrariamente a quello che si era detto a Bretton Woods, dovrà essere responsabile della propria bilancia dei pagamenti. Cioè, mentre in precedenza vigeva, almeno
determinate comunità di paesi, il principio per cui se un paese era in difficoltà, cioè importava troppo ed esportava poco, gli era consentito di svalutare la propria moneta per compensare la situazione, dopo il 79, come vedremo, in questo paese non sarà più messo in condizione di svalutare e viceversa il paese forte di rivalutare per riequilibrare la bilancia dei pagamenti, ma visto lo squilibrio della bilancia commerciale dovrà attirare capitali dall'esterno aumentando il tasso di interesse e quindi indebolendosi più e più e creando un'economia con più disoccupazione. Viceversa, paese forte potrà al contrario non rivalutare la propria moneta e quindi non avrà esigenza di attirare i capitali perché già in avanzo, grazie alla bilancia commerciale, potrà abbassare il tasso di interesse e quindi potrà fare più investimenti in tecnologia, in attività produttive, sarà più conveniente investire nell'economia reale e quindi si rafforzerà. Vedremo che questo, che è già un altro tipo di modello, non è sostenibile e non sarà sostenibile e porterà a una crisi. Andiamo con l'ordine. Vediamo prima le caratteristiche appunto del primo modello, che chiamiamo modello capitalistico basato sulla massimizzazione del profitto. Che cosa significa la massimizzazione del profitto? Significa che alle condizioni del mercato tu puoi massimizzare anche la produzione e l'occupazione. Non si arriva alla piena occupazione, ben inteso, e ci sono tanti problemi e squilibri, poi vediamo. Però è un sistema che è sostenibile. Perché è sostenibile? Partiamo dalla famosa equazione di Cambridge. Cosa dice l'equazione di Cambridge? Dice che, a differenza di quello che era avvenuto fino agli anni 20 e che era stata la causa della crisi del 29, in questa tipologia capitalistica, i guadagni di produttività devono essere divisi fra tre soggetti, cioè i lavoratori, che quindi aumentano i salari, non hanno più un salario legato solo alla propria sopravvivenza, quindi fuoriescono dalla condizione di proletarietà, cominciano a diventare classe media. Le tasse, perché lo Stato fa programmi di investimento nei servizi sociali, nella sanità, nell'istruzione, nei trasporti, e quindi sgrava le famiglie di spese per cui queste ultime possono spendere per i consumi. Terzo, ovviamente, criterio residuale è il profitto. Profitto corrente, quindi, è tenuto basso, ma ad un basso profitto corrente corrisponde un'elevata valorizzazione dei patrimoni, perché la prospettiva di profitto è elevata e questo invoglia gli investimenti dei privati. In altri termini, guadagnando di più i lavoratori e dovendo spendere di meno le famiglie per i servizi essenziali, cresce la classe media, ma crescono anche i consumi. Conseguentemente le prospettive di vendita aumentano e i privati investono, perché i privati non investono perché tagliano i salari oggi e oggi hanno un maggior profitto se domani la prospettiva di sviluppo è bassa. I privati investono se domani la prospettiva di sviluppo è alta, questo a prescindere dal livello dei salari. Per cui quando dicono, anche parlando del cuneo fiscale, che sarebbe una riduzione del salario indiretto, che comunque bisogna ridurre i salari per aumentare gli investimenti e l'occupazione, si dice una grande sciocchezza. Questo è il motivo per cui la ripresa, se non si cambia radicalmente politica, non ci sarà mai, perché è esattamente il contrario. La macroeconomia dice, a differenza della microeconomia, che è esattamente il contrario. La microeconomia cosa dice? Dice che se tu tagli i salari aumentano i profitti, conseguentemente gli imprenditori possono destinare all'investimento una quantità maggiore di risorse. Ma siccome ciò che determina l'investimento non è aver accumulato prima delle risorse, perché ci si può anche indebitare se si ha una prospettiva imprenditiva, ma perché si ha una prospettiva imprenditiva? Perché si pensa di vendere qualcosa, è lì che si fa l'investimento, mettendoci denaro proprio o prendendolo in prestito. Quindi paradossalmente cosa dice la macroeconomia? Dice che se aumentano i salari, aumentano i consumi, quindi aumentano le vendite, la prospettiva di vendita, e quindi aumentano gli investimenti dei privati, che è una lezione in
base alla quale abbiamo avuto 35 anni di sviluppo sostenuto dal 44 al 79, che poi nel giro di 2-3 anni, come dirò, ci siamo completamente dimenticati. Dunque, dicevo, ripeto, concetto fondamentale, questo tipo di capitalismo è sostenibile perché dà e toglie a ciascuna classe sociale in modo tale che nel complesso la società e nelle singole componenti di esse ci sia crescita. In particolare, che cosa ci abbiamo avuto? Abbiamo avuto una crescita della classe media e una crescita dei valori delle imprese. Quindi c'era sostenibilità del modello. Quindi i forti si potevano rafforzare, ma si rafforzavano pure i deboli, e una cosa compensava l'altra. A un certo punto, che cosa è successo? Lo dico brevemente, durante gli anni 70, che crescendo la classe media ha diversificato molto i suoi consumi e quindi ha cominciato a domandare prodotti di importazione. Conseguentemente, oltre un certo livello di crescita, scattava il cosiddetto vincolo estero, che nel caso italiano era tale non solo per l'importazione di prodotti petroliferi dai quali eravamo dipendenti, ma anche per il fatto che la gente che stava meglio comprava prodotti di qualità, di lusso, di importazione. Ricordo che quando io cominciai questa mia esperienza, diciamo, di economista, stiamo parlando appunto della fine degli anni 70, il problema fondamentale era quello di contenere lo sviluppo del PIL entro il 3,5% all'anno, perché oltre quel livello aumentavano troppo le importazioni, appunto il cosiddetto vincolo estero. Quindi lo sforzo di chi governava era quello di evitare che la vitalità di questo paese si esprimesse troppo. Un'altra caratteristica dei managers, anche privati, ma soprattutto pubblici, era quella di vantarsi che avevano assunto 1500 persone, che avevano fatto investimenti, che avevano vinto un concorso mondiale per costruire la metropolitana di New York, di Washington, che erano competitivi su questo o quell'altro mercato russo o sudamericano. Nel giro di 2-3 anni cambia completamente il mondo e accediamo al secondo modello capitalistico. Che cosa succede già durante gli anni 70? Che i modelli keynesiani vengono sottoposti a critica. Innanzitutto c'è un problema politico, che questo passaggio dei lavoratori da proletari a classe media imprime alla democrazia un'accelerazione che mette alle corde i cosiddetti poteri forti. Secondo, fino agli anni 70 abbiamo avuto bassi tassi di interesse, conseguentemente era più conveniente fare investimenti produttivi nel primo modello capitalistico. Quindi cominciano a muoversi le banche inglesi per aumentare i tassi di interesse, si fanno concorrenza tra di loro per i depositi e i conti correnti, non soltanto per aumentare i tassi attivi, ma anche per aumentare lo spread tra tassi attivi e tassi passivi, creando un aumento dei tassi passivi, cioè come veniva remunerato il risparmio per attirare lo stesso e sottrarlo alla concorrenza. Viene introdotta dopo il 79 e il G7 di Tokyo la dottrina che ciascun paese debba essere responsabile della propria bilancia dei pagamenti. Conseguentemente i paesi deboli, perché qui sempre parliamo di paesi deboli e paesi forti, anche quando quello che vi accennavo all'inizio, poi ci torneremo sopra, per cui i paesi deboli fanno aumentare i tassi di interesse. In Italia in particolare si scatena una guerra per la perdita della sovranità monetaria. L'allora ministro del tesoro Beniamino Andreatta scrive una lettera all'allora governatore della Banca d'Italia Catanzaro Ciampi, dice: guarda, non importa che compri la componente marginale delle nostre aste dei titoli che erano a basso tasso di interesse, per forza che erano a basso tasso di interesse, tanto se una parte rimaneva invenduta la Banca d'Italia li comprava, stampava la moneta e li comprava, non era difficile, fino all'82, 81-82. Comincia quindi l'esplosione del debito pubblico per via dell'aumento dei tassi di interesse, perché siccome la Banca d'Italia non interveniva più alle aste,
e se una parte della offerta, anche artatamente, veniva disattesa, il tesoro doveva accettare un tasso di interesse più elevato. In questo modo c'è stata una esplosione del debito pubblico durante gli anni Ottanta, non dovuta all'aumento della spesa pubblica, come spesso si racconta, cioè alla spesa primaria, ancorché sociale, casse integrazioni, eccetera, eccetera, ma è stata dovuta all'aumento degli interessi. Sommando gli interessi sugli interessi, avevo fatto un modello nell'82-83 che dimostrava che il debito pubblico sarebbe raddoppiato in pochi anni e avrebbe superato il PIL. E poi i fatti mi diedero ragione. Quindi in questo secondo modello capitalistico, in sostanza, che cosa succede? Succede che c'è un crescente interesse da parte delle imprese, e non solo delle imprese, anche delle famiglie, per l'acquisto di obbligazioni, soprattutto pubbliche, che sono praticamente senza rischio, ma che consentono un'elevata valorizzazione, cioè consentono, diciamo, saggi di profitto intorno al 7% netto all'anno. Anche per la classe media questo era un vantaggio, perché chi aveva un po' di soldi in banca, anche in banca, perché conseguentemente anche le banche avevano aumentato la remunerazione dei depositi, si accorgeva che con qualche decina di milioni aveva quasi un altro stipendio. Ma soprattutto è interessante, avevo studiato le 50 più grandi imprese private e le 50 più grandi imprese a partecipazione statale, le quali avevano lo stesso comportamento. Il 50% dei profitti era destinato all'acquisto di titoli obbligazionari. Quindi la finanza entra al 50%. Ma che cosa succede? Che con questi alti tassi di interesse si accorcia l'orizzonte temporale delle imprese, conseguentemente ci sono problemi all'assunzione dei giovani, aumenta la disoccupazione industriale e soprattutto l'ultimo investimento produttivo si ferma dove la sua remunerazione non supera quella dei titoli finanziari. Conseguentemente abbiamo una situazione di abbiamo un modello capitalistico che si rivela insostenibile. Perché? Perché le economie più deboli, per esempio quella italiana, sono costrette appunto a far crescere il tasso di interesse per compensare lo squilibrio della bilancia commerciale e attirare capitali, e li attirano. I titoli dello Stato italiano diventano benchmark mondiale della redditività, però diminuiscono gli investimenti nell'economia reale, diminuisce l'occupazione e diminuisce la produzione. I paesi forti invece si robustiscono, perché non dovendo alzare il tasso di interesse, ma anzi lo possono abbassare, come dicevo prima, possono fare tanti investimenti tecnologici per essere sempre più competitivi, cioè riducono la quantità di lavoro e il costo del lavoro per unità di prodotto e quindi sono più competitivi. Questo ovviamente è un sistema insostenibile, perché se il ricco diventa più ricco, poi diventa più povero, questo è un sistema insostenibile. E infatti nel 1992, dopo meno di 10 anni, a differenza di quell'altro che ne era durato 35, questo sistema va per aria nel settembre del 92 con la crisi del sistema monetario europeo. A quel punto i titoli obbligazionari crollano come redditività. E allora i grandi investitori istituzionali, i grandi fondi pensioni, i risparmiatori, eccetera, tutti si rivolgono alla borsa, ai titoli azionari. Però i grandi investitori istituzionali, arrivando a controllare pacchetti di maggioranza o golden share nelle imprese industriali, impongono al management tassi di rendimento annuali in linea con quello che rendevano le obbligazioni italiane nel decennio precedente, cioè il 7%. Quindi che cosa succede? Succede che nel 20% dell'economia, quella innovativa che traina il resto anche a livello delle borse, questo è facilmente realizzabile, ma nell'80% dell'economia, che sono produzioni tradizionali, ancorché quotate in borsa, per ottenere questo 7% il management è costretto a licenziare la manodopera più esperta, rinunciare a strategie di allargamento dei mercati e delle vendite, chiudere centri di ricerca, cioè quello che farebbe forte un'industria
ancorché leader sul piano mondiale. Quindi, in buona sostanza, noi economisti, con la caduta dei tassi di interesse e la crisi del 92, ci aspettavamo un aumento dell'occupazione, ma per via di questo fenomeno che vi ho appena descritto, questo aumento dell'occupazione non viene. Questo è un terzo tipo di modello capitalistico, anche lui dura circa 9 anni, dal 92 al 2001, quando comincia la crisi, poi spiegherò questo concetto, ed è praticamente un sistema nel quale prevale assolutamente la finanza. Per esempio, grazie alla flessibilizzazione del lavoro negli Stati Uniti d'America, le famiglie, diciamo, dei lavoratori della classe media, perdono il 40% del loro reddito da lavoro. Quindi, se non ci fossero stati altri interventi, con una riduzione dei redditi del 40%, ci sarebbe stata anche una riduzione dei consumi del 40% e conseguentemente la crisi sarebbe avvenuta durante gli anni 90. Invece le banche prestano denaro alle famiglie per comprare titoli in borsa e con i guadagni di borsa pagano gli interessi alle banche, ma soprattutto finanziano la differenza fra i loro redditi che sono scesi da lavoro, che sono scesi del 40%, e il livello dei consumi che viene mantenuto. Questo giochino dura fino al 2001. Nel frattempo le banche hanno ottenuto una riforma importantissima. Si ritorna alla banca universale. Cioè, fino all'inizio degli anni 90 era vigente la riforma degli anni 30, che aveva imposto alle banche di scegliere: o fai attività di credito o fai attività speculativa. Con la riunificazione, le banche praticamente cominciano a offrire titoli anche propri alla clientela, ma pian piano poi sarà qualunque tipo di titolo, come vedremo, e credono di guadagnare di più dalle attività finanziarie di quello che non avvenga nelle attività produttive. Finché le borse sono al rialzo, questo errore di impostazione anche teorica non si vede, perché effettivamente dagli investimenti in borsa si guadagna parecchio. Come inizia la crisi, cioè nel 2001, il giochino si rompe. Nella fine della primavera, inizio dell'estate di quell'anno, gli osservatori di borsa si rendono conto che i titoli, i profitti non sono più costanti o crescenti, ma cominciano ad essere decrescenti anche nei settori innovativi, cioè quelli legati alle nuove tecnologie. Il motivo è semplice, perché è chiaro che erano stati fatti delle previsioni del ciclo dei prodotti e del ciclo del prodotto, che non tenevano conto del fatto che il 50% della popolazione di questo benedetto pianeta non aveva né la televisione né l'elettricità né i telefoni. Conseguentemente il ciclo del prodotto si era ridotto e quindi finiva prima e inizia prima la speculazione a ribasso. Quindi, nel momento in cui comincia la speculazione a ribasso, cioè nella seconda parte del 2001, o meglio alla fine della prima parte del 2001, cioè mesi prima degli attentati dell'11 settembre, attenzione, non confondiamo i fischi con i fiaschi, inizia questa crisi, stavo dicendo. Allora, le banche, che si erano impegnate con i loro sottoscrittori a più o meno, il tasso di rendimento si era ridotto al 5%, ma era comunque elevato, soprattutto perché era iniziata la crisi, che fanno? Cominciano a fare operazioni con i derivati. Questa è una cosa, diciamo così, fra virgolette, normale. Cioè, nel breve termine, se tu avevi promesso un certo rendimento al tuo sottoscrittore e pensi che ci sarà una ripresa, emetti altri titoli e con il denaro che incameri con la vendita dei titoli paghi gli interessi ai vecchi clienti. Ovviamente questa è una cosa che non può durare all'infinito, può durare solo finché non inizia la ripresa, e allora ovviamente
il sistema va in equilibrio. Ora, dalla fine della primavera del 2001, i più importanti economisti, potrei citare anche dei premi Nobel, i centri di ricerca, i massimi studiosi, gli osservatori, preannunciano che il prossimo trimestre ci sarà la ripresa. Allora, di trimestre in trimestre, di semestre in semestre, di anno in anno, sono 13 anni che ciò non accade. Le banche però nel frattempo hanno continuato a fare derivati. E quindi di trimestre in trimestre, di semestre in semestre, eccetera, in 13 anni hanno emesso 800.000 miliardi di derivati, di dollari di derivati. A questi si aggiungono altri 3 milioni di miliardi di titoli tossici. Perché? Perché non essendo sostenibile quella derivazione nel lungo termine, quando vedevi che la cosa non era più sostenibile, vendevi emettendo un altro titolo, collateralizzando, cartolarizzando, eccetera. Il risultato finale qual è? Che abbiamo appunto debiti per 50 volte il prodotto del pianeta. E nessuno dice niente. Nel 2008 il sistema interbancario salta, perché le banche non hanno più liquidità in queste condizioni, perché per la prima volta nella storia si scopre che la massa della liquidità che entra dentro le banche, introdotta dalle famiglie, dalle imprese e dall'economia criminale che fa parte del gioco, è di meno della massa della liquidità che le banche stesse come soggetti speculativi sui mercati finanziari internazionali perdono regolarmente. A questo punto doveva saltare anche il sistema bancario, non solo quello interbancario, cioè non solo quello monetario che saltò, ma anche il sistema stesso delle banche, cioè tutti dovevano fare la fine della Lehman Brothers, per fare un esempio. Invece intervengono le banche centrali, Giappone, Fed, da ultimo anche la BCE, forniscono mezzi monetari illimitati alle banche. Cioè quella stessa dottrina che all'inizio degli anni Ottanta aveva giustificato il fatto che non si potessero autorizzare mezzi monetari, ma non dico illimitatamente, non si dovessero, era stata abolita nell'82-83 come è successo in Italia, è stata abolita la moneta esogena, cioè quella che lo Stato stampa e mette nel sistema e che contribuisce al suo funzionamento e che è solo il 5% della moneta di un sistema, l'altro 95% è moneta bancaria. Cioè moneta endogena, moneta che deriva dal fatto che le imprese o le famiglie domandano prestiti e quindi mettono altri soggetti li mettono dentro come deposito, ma in realtà non c'è niente, è solo una finzione che fa andare l'economia. Dunque, le banche centrali quindi non solo rompono il giuramento originario che non si dovesse più stampare moneta, ma non fanno niente per evitare che le banche ordinarie diventate universali continuino ad agire così. Quindi noi che cosa pensiamo? Pensiamo che le banche ordinarie universali, controllando a loro volta le banche centrali, impongano a queste ultime dei comportamenti, e questa è stata la lungata per molti anni che fossero le banche a mettere i loro uomini nei governi e nelle banche centrali. Come vedremo, anche questa si rivelerà illusoria come lettura delle cose. Quindi stiamo passando dal terzo tipo di modello capitalistico, che è quello diciamo degli anni 90, che finisce nel 2001, al quarto. Il terzo è caratterizzato dalla completa finanziarizzazione dell'economia, per cui addirittura il saggio di profitto viene deciso all'inizio del ciclo produttivo, cioè mentre fino a quel momento, fino al 92 diciamo così, la caratteristica del capitalismo era quella di giustificare il profitto come fattore residuale del rischio che l'imprenditore si accollava, mettendo proprio denaro, prendendo in prestito, dopo che aveva pagato i suoi costi, quindi il costo del lavoro in primis, le tasse. Con il 92 invece il profitto viene deciso all'inizio del ciclo del prodotto, conseguentemente il rischio viene scaricato sulla società. Se il profitto è definito prima,
come vi dicevo, quando i grandi investitori istituzionali e non solo, controllando i pacchetti azionari delle imprese, imponevano al management un certo profitto, è perché viene deciso questo profitto a un certo livello, standard, minimo, prima. Quindi il rischio viene scaricato o sullo Stato o sulle famiglie, comunque sulla società, sui lavoratori, sui famosi stakeholders, se vi piace di più questo termine. Dopo il 2001 inizia, di più, nel 2008 è già un punto, presuppone ovviamente il superamento della legislazione bancaria degli anni 30, il quarto modello capitalistico, il quarto tipo di capitalismo, in cui l'obiettivo non è più la massimizzazione o un certo livello di saggio di profitto dalle attività finanziarie, che come abbiamo visto costringe milioni di persone alla disoccupazione, riduce la produzione un po' di meno di quanto non si riduca l'occupazione, fondamentalmente questa è la formuletta magica del management, cioè quando vedono che ci si distacca dall'obiettivo prefissato licenziano gente, quindi riducono i costi. Ovviamente devono anche ridurre la produzione, ma la produzione si ridurrà di meno, quindi quelli che restano devono lavorare di più. Questi sono i grandi scienziati dell'epoca. E tenete conto che nel giro di pochi anni, così come i manager fino alla fine degli anni 70 si vantavano di aver assunto, di aver sviluppato, di aver fatto crescere l'azienda, le vendite, eccetera, eccetera, adesso nel giro di pochi anni i manager si vantano di aver licenziato 1500 persone, di aver chiuso di qua, di aver chiuso di là, di aver smesso di qua, di aver dismesso di là. Dicevo, allora questo quarto modello si basa su algoritmi matematici, cioè bisogna massimizzare l'emissione di titoli, quindi i paesi devono andare male, le economie devono andare male, le banche devono andare male, tutti devono andare male, così si scommette al negativo su di loro, si cartolarizza la scommessa e si mettono altri titoli. Se questi andassero bene, i titoli sarebbero quelli e uno si terrebbe un titolo che rende. Nel momento in cui il titolo non rende, viene fatta la catena di Sant'Antonio, ovviamente, come sempre nella finanza, l'ultimo rimane col cerino in mano e andrà come andrà. Alla fine del 2013, inizio del 2014, scopriamo che anche le banche sono state vittime di loro stesse e di chi teneva le fila del gioco, cioè la grande finanza. E non è un complotto, perché questa grande finanza oggi è arrivata a questi algoritmi matematici che determinano i destini dei popoli, primo perché nessuno gli ha detto di no, l'ha fermata e si poteva fermare. Secondo, perché imponeva alle stesse banche di comportarsi in questo modo, salvo poi scoprire le carte e alla fine del 2013 il Fondo Monetario Internazionale, lo stesso Draghi, eccetera, che sono appunto i riferimenti di questa grande finanza, dicono alle banche: ma guardate che siete troppo indebitate, ma guardate che i vostri crediti non sono esigibili. Ma che bella scoperta! Allora gliel'avrebbero dovuto dire nel 2008, prima di autorizzare illimitatamente mezzi monetari per continuare quello scempio, di dirgli sì, adesso vi aiutiamo, non vi facciamo fallire, ma aspettiamo questa giostra. No, continuate, 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 a un certo punto vedete quanto siete indebitati, adesso mettiamo le mani sui depositi, perché non è giusto che siano gli stati a pagare per i comportamenti dissennati delle banche. Saranno le banche a pagare, cioè i depositanti e i risparmiatori. Che... posso un attimo fare un tutorial su questo, finisci pure? Poi no, fammi finire, sì, no, non mi manca moltissimo. Quindi, in buona sostanza, adesso noi non sappiamo cosa verrà dopo in termini capitalistici, ma non vedo un ulteriore modello capitalistico. Vedo o una grande crisi mondiale, c'è chi ha previsto l'iperinflazione, però non ha spiegato perché non è ancora avvenuta questa iperinflazione. Inoltre le economie, la gran parte delle economie dei paesi sono in crisi e non ci sono prospettive di ripresa, perché finché non ci sarà un aumento o delle retribuzioni o dei consumi o della spesa pubblica, non si può assolutamente andare da nessuna parte.
Allora, ci sono due alternative. Una è ritornare ad un modello capitalistico, diciamo, di tipo keynesiano, sostenibile, ma pur sempre un modello capitalistico. Questa è un'opzione che abbiamo, che avremo quando ritorneremo alla politica, perché per ora ancora siamo succubi della finanza e dell'economia e quindi non tiriamo fuori un ragno dal buco, ovviamente. Però qui dobbiamo avere monete che non abbiano vero presunto valore intrinseco. Non possiamo avere risparmio, dobbiamo avere una moneta che è esclusivamente strumentale allo sviluppo economico. Adesso non c'è tempo per approfondire questo aspetto, enuncio solo le cose. Qual è la buona notizia rispetto a questa alternativa che solo la politica potrà scegliere e definire? Che le cose che dobbiamo e possiamo fare ragionevolmente, e ve ne citerò 5, le possiamo primo fare subito, comunque, cominciare a progettare almeno alcune. Secondo, sono compatibili con entrambe le scelte, sia quello di un capitalismo sostenibile, di tipo, diciamo così, keynesiano, più o meno rivisitato e corretto, riveduto per l'apertura estera, per la diversificazione del mondo del lavoro, dei consumi, eccetera, che non era che non c'era nel modello keynesiano, ma che noi ci possiamo mettere se ci sforziamo, sia l'alternativa di un modello, diciamo, non capitalistico, quindi con moneta esclusivamente senza valore intrinseco. Allora, prima di tutto, e qui dobbiamo parlarci con chiarezza, perché anche il governo Renzi e chi per lui mi sta già deludendo. Allora, debiti della pubblica amministrazione, per fare un esempio. Dunque, noi con i trattati abbiamo perso non la sovranità monetaria, ma la facoltà, la possibilità di emettere moneta legale. Noi ci siamo impegnati a non stampare euro e a non stampare altra moneta legale, questo dicono i trattati. Quindi noi non ci siamo impegnati a non emettere moneta di tipo fiduciario o di qualunque altro genere. Infatti esistono i debiti sovrani. Noi altri dirigenti, quando andiamo in pensione, tante volte prendiamo il TFR, veniamo, come dire, minacciati di essere parte liquidati con titoli di Stato, per fare un esempio. Potremmo rifiutarli in teoria, in pratica no, perché ce li impongono con una legge, no? Però in sostanza, voglio dire, lo Stato non ha perso la sovranità monetaria, ha perso la possibilità di stampare moneta legale, cioè quella che il creditore non si può rifiutare di accettare in pagamento del proprio credito. Quella è la moneta legale. Ma lo Stato può emettere moneta fiduciaria. Faccio un esempio: i debiti della pubblica amministrazione. Il direttore generale del Tesoro, ma in teoria anche i direttori delle ASL, insomma dei debitori, possono emettere dei titoli, io li chiamo certificati di credito erariali, che riconoscono il debito della PA. Perché? Perché se c'è stato un debito della PA, vuol dire che risalendo indietro la catena abbiamo avuto uno stanziamento. E questo stanziamento non può esserci dentro un capitolo di spesa se contemporaneamente non è stata dimostrata la sua copertura. Conseguentemente c'è stato l'impegno, perché c'era capienza nel capitolo, è stata fatta la gara, ha vinto un disgraziato di Affigiano, al momento di pagarlo gli dicono non abbiamo i soldi. Dopodiché che cosa succede? O che si emettono titoli a debito per onorare il debito da parte delle amministrazioni, o che questo deve aspettare mesi e anni, conseguentemente c'è una corsa al rigonfiamento della spesa pubblica, perché uno già sconta questa circostanza, se può, e poi si vedrà. Invece, immediatamente, a verifica dei lavori, chi ha effettuato attività per la pubblica amministrazione, secondo le regole, può essere liquidato con moneta fiduciaria, cioè certificati di credito erariale. Questi però possono viaggiare tra privati e possono essere utilizzati per pagare le tasse. E ciò non comporta un ulteriore aggravio dei conti pubblici, perché
viene a mancare un introito in euro, perché era già stato considerato come competenza prima. È la cassa che ci crea dei problemi, la competenza è in equilibrio. Poi l'INPS, per lui, può mettere nella busta paga dei dipendenti e dei pensionati all'incirca 200 euro al mese di buoni acquisto che finiscono nelle tasche di lavoratori autonomi, delle piccole imprese, dei commercianti, eccetera, e con essi i commercianti, gli artigiani, gli esercenti pubblici servizi e quant'altro possono pagare le tasse. Questo nell'immediato può creare un aumento del deficit, perché non entra euro, questi titoli sono stati emessi, questi buoni sono stati emessi senza copertura e rientrano dentro in cambio di tasse. Ma nel frattempo che cosa è successo? Che io, dando questi 200 euro al mese per 6 mesi alle famiglie, alla gran parte delle famiglie, le ho sgravate di altre spese, ho fatto aumentare il PIL, quindi poi mi rientreranno euro da altre parti. Quindi, calcolando un moltiplicatore dell'1,5, come dice pure il Fondo Monetario Europeo, io dopo 6 mesi vado in pareggio rispetto a questi mancati introiti tributari in euro. Quindi dopo un anno ho un vantaggio, entro l'anno ho un vantaggio, quindi a livello dell'esercizio, quindi questo mi crea un miglioramento dei conti pubblici. Questo mi crea un miglioramento dei conti pubblici, e emettere moneta fiduciaria, e lo posso fare. Perché non lo faccio? Rispondetemi. Seconda cosa, i crediti in gran parte inesigibili delle pubbliche amministrazioni, qui parliamo di centinaia, prima parlavamo di 100-110 miliardi che comunque rimetterebbero in moto l'economia e quindi avvierebbero la ripresa. Adesso parliamo dei crediti della pubblica amministrazione in gran parte inesigibili e che stanno nei bilanci, tanto per far dare il PIL. Che cosa fanno Francia e Germania? Hanno una banca pubblica. La banca pubblica prende questi crediti, emette collaterale, se lo fa garantire, nel caso della Francia, da un'agenzia di rating della Martinica. Io ho amici a San Marino, faccio in 5 minuti un'agenzia di rating a San Marino, mi dà le 3A, vado da Draghi e mi faccio dare denaro con 0,25, risolvi tutti i problemi di liquidità, perché non si fa. Terzo, bisogna cambiare radicalmente la pubblica amministrazione. Qui abbiamo uno dei più grandi giuristi del nostro paese. Noi siamo abituati, parlo di INPS, parlo di Equitalia, eccetera, a trattare allo stesso modo un criminale, cioè uno che evade per comprarsi la Ferrari, tanto perché dice, è un disgraziato che non ce la fa e che cerca di tenere aperta un'azienda contro tutto e contro tutti, dando lavoro magari a se stesso, ai propri familiari, a qualche dipendente. Questo non è possibile. Quando ero direttore generale del Ministero del Lavoro, c'era una legge che mi consentiva, la legge Baselli, di distinguere nettamente, mandando i miei ispettori, eccetera, eccetera, tra chi commetteva reati, e allora si faceva denuncia ai carabinieri, alla polizia, alla guardia di finanza, e chi non era in grado di fare bene un bilancio, di mettere un timbro, un bollo, un'autocertificazione. E allora gli dicevo, ragazzi, noi sappiamo queste cose perché noi siamo i funzionari pubblici. Gli adempimenti svolgiamoli noi, andiamo lì, ci pagano le ispezioni, ci pagano per questo, andiamo lì e risolviamo il problema. E quindi il salvatore della patria. Ovviamente ho dato fastidio alle grandi centrali cooperative, perché le nuove cooperative volevano venire al Ministero del Lavoro invece che associarsi da loro, era una perdita economica per loro, ma questo è un altro discorso. Sì, 5 minuti. No, siamo al punto 3, abbiamo altri 2 punti che teniamo anche in sospeso. Secondo il professor Baldassarri. No, ma un minuto, guarda. Questa riforma è fondamentale. Poliziotto che sta in strada e mi vede senza cintura di sicurezza, non si deve mettere dietro una colonna, prendere una targa e mandarmi la multa a casa. Mi deve fermare, mi deve dire metti la cintura, punto a capo. Questa è l'autorità della pubblica amministrazione. Se non capiamo questa cosa siamo fuori. E poi non riusciamo neanche a combattere i criminali, quelli veri, perché non riusciamo a mettere la retta linea di demarcazione fra il crimine e l'irregolarità.
perché qui siamo 57 milioni di italiani, 57 milioni di irregolari. Se andiamo a vedere, ognuno di noi ha qualche problema. E questo non è logico. Dobbiamo cambiare profondamente. Quarto, ripristinare la legge di separazione tra le banche che fanno credito e le banche che fanno affari finanziari. Vadano dove vogliono con le loro speculazioni, ma le imprese e l'economia hanno bisogno di credito, hanno bisogno di un credito sano e responsabile. E il 95% della moneta, come vi ho detto, è credito, quindi abbiamo bisogno di questo. Ma finché non separiamo nettamente banche di credito da banche speculative, non andiamo da nessuna parte. Stiamo facendo convegni, manifestazioni, riunioni, votazioni, documentari, passeggiate, inaugurazioni, fiere, ma non risolviamo nulla. Ultimo punto, è stato fatto anche un accenno prima, oggi l'umanità ha a disposizione delle tecnologie straordinarie, alcuni brevetti sono italiani, soprattutto sul trattamento dei rifiuti, possiamo fare delle cose avveniristiche, stiamo andando verso l'energia a costo negativo, cioè la quantità di input che si mette dentro un sistema per produrre energia elettrica è di meno di quella che viene fuori dalla reazione. Voglio dire, è chiaro che si vanno a far saltare tutti gli equilibri geopolitici del pianeta, ma a questo dobbiamo assolutamente arrivare, per non parlare poi della sanità e di tante altre cose. Ovviamente, se io dico che possiamo andare sugli asteroidi a ricavare metalli che ci servono, dico che qualcuno deve finanziare queste imprese, ammesso che siano profittevoli. Io ho visto degli studi, delle ricerche, è profittevole con le attuali tecnologie andare sugli asteroidi a fare minatori. Però bisogna finanziare queste cose. Quindi se non ripristiniamo, questo è l'ultimo punto, la sovranità monetaria degli stati, non possiamo finanziare quello che veramente creerà lavoro e futuro per tutti. Grazie. Prego Antonio, tocca a te. Antonio Baldassare, non credo che ci sia bisogno di presentarlo, quindi diamogli subito la parola. Sì, anzi, chiedo scusa che dopo l'intervento della Fisa sì, fatto. Già è stato un onore per noi. Ma io dico subito dove sono d'accordo e dove sono in disaccordo, così. Sulla cronistoria del capitalismo credo che sia convincente, sono anche d'accordo sui mutamenti delle forme del capitalismo negli ultimi decenni. Sottolineerei soltanto alcuni aspetti che probabilmente per brevità non sono stati detti, ma che sono importanti perché in qualche modo evidenziano dei vincoli oggettivi. Il primo, che non a caso coincide con le ultime due fasi della cronistoria che ha fatto Nino Galloni, è che è capitato qualche cosa nel mondo che ha cambiato totalmente il panorama mondiale. Ha cambiato totalmente i punti di riferimento, persino le categorie d'analisi, ed è appunto quel fenomeno che va sotto il nome di globalizzazione. Questo fatto non è un fatto di moda, un fatto che sono inventati gli studiosi, è un fatto oggettivo che ha toccato l'attività produttiva e ha cambiato anche la natura dell'attività produttiva. Oggi non c'è operatore, soggetti di una certa consistenza, ma non c'è operatore economico che non fa i propri calcoli se non a livello mondiale. Nessuno più fa, a meno che non sia un piccolo artigiano, i propri calcoli di attività, non solo di redditività, se non a livello mondiale. Un mio amico, un mio concittadino, io sono abito a Terni ma sono nato a Foligno, un mio concittadino, amico di famiglia, ha messo su da solo una piccola griff di moda, maglieria, cose di questo genere, proprio un ragazzo, adesso ha 40 anni, non è che sia vecchissimo, e in pochi anni è riuscito ad avere successo con questa cosa
oggi opera in 34 paesi, nel giro di meno di 10 anni ha questa attività diffusa in 34 paesi. Quindi è cambiato il mondo. E questo ha portato a nuovi vincoli, nuove opportunità, ma anche nuovi vincoli oggettivi per l'economia. Perché, e qui mi viene in mente una affermazione di un noto studioso americano, peraltro un economista vicino alle posizioni di Stiglitz, cioè Friedman, che anni fa, verso la fine anni 90, fece una bella battuta che io dissi non appena, chiedo scusa se il presentante di cui cito con il mio libro, nel 2001 io scrissi una cosa sulla globalizzazione, ma faccio giusto per mettere la... E fu invitato dall'allora segretario della CISL nazionale Pezzotta, fu invitato a una riunione, dopo aver letto questo libro, a una riunione strettissima di 6-7 persone, ansioso di, per certe affermazioni che avevo riportato su questo libro, soprattutto di scuola americana. E a un certo punto mi fece questa domanda, introdurre questo per dire la battuta di Friedman, per farvi capire la battuta di Friedman, c'è cioè la battuta di Friedman, l'affermazione di Friedman, e cioè mi disse, ma in questo scenario i sindacati che faranno? Che spazio avranno? E io gli ho risposto, perdonami, ma devo essere sincero, dico, sono destinati a morire in questo scenario, perché, e lì citai appunto questa cosa che avevo riportato nel libro, perché come ha detto Friedman, se il salario di un lavoratore viene stabilito ormai a livello mondiale e se il parametro di riferimento è il lavoratore cinese, il salario del lavoratore cinese, è chiaro che il sindacato non ha più spazio, perché come piano piano deperirà, o cambia mestiere o diventa qualcos'altro, ma non può essere più il soggetto della rivendicazione salariale, perché ormai non lo determina più lui questa variabile. E appunto la globalizzazione ha portato questo, ha portato che certi fattori determinati dell'economia non vengono più stabiliti dalle, diciamo localmente o dagli attori che sono sul territorio, vengono da altre. Io ho fatto parte anche di una società italo-cinese nel consiglio di amministrazione e vi assicuro che un lavoratore cinese prende ovviamente dei salari incomparabili con quelli di qualsiasi altro paese, che siamo a $100 questo l'anno scorso, non so se saranno aumentati forse così, $100 al mese, $100 al mese, quindi guadagnano circa 80 e poco più euro al mese, senza contributi, perché non hanno pensione, perché il lavoratore cinese quando finisce di lavorare va a carico della famiglia, anzi è sotto un problema sociale, perché adesso le famiglie sono pure stancate di riprenderli e li mettono sulla strada, per cui sono questi vagabondi che hanno più o meno il ruolo che i nostri cani hanno nella nostra società, lì non ce l'hanno i cani, non esistono e quindi non si vedono almeno, e quindi ci sono i vecchi sulle strade. Ecco, questa è la situazione, questo è un vincolo oggettivo. È un vincolo oggettivo. Io rispondo se sì, puoi aspettare sì, qualche minuto. Sì, certo. È un vincolo oggettivo perché ormai gli elementi di determinazione non sono più controllati territorialmente nel territorio. Il secondo vincolo, e poi vado velocemente alle due proposte, il secondo vincolo nasce da un altro fatto che hai già messo in luce tu, ma che voglio sottolineare, che forse è un po' più netto di come, almeno di come l'ho sentito io, probabilmente tu l'hai scritto così come lo sto per dire io, e cioè che nel capitalismo negli ultimi 20 anni, proprio in coincidenza con lo sviluppo dell'economia globale, si è realizzata una netta divisione tra l'economia industriale e l'economia finanziaria.
ormai la finanza è diventata un prodotto a sé. Per questo l'hai detto benissimo, l'hai scritto benissimo. Cioè adesso la finanza, che poi è, come si può dire, è ciò che muove l'economia moderna, la finanza crea prodotti che sono prodotti finanziari, punto e basta. E la creazione, anche questo lo sottolineava molto bene Dall'Oli, la creazione di questi prodotti finanziari sono legate da logiche non di tipo simile a quelle che governavano l'economia industriale, ma da logiche tutto affatto particolari. Ha fatto prima riferimento a Nino Galloni ai derivati, ai vari CDS e così via. Ecco, lì, come ha detto bene Galloni, si scommette, è un'economia basata sulla scommessa. Non è un'economia basata su costi profitti, no, è un'economia basata essenzialmente sulla scommessa. Tant'è vero, come ha detto bene Galloni, scommettono pure sulla perdita di un paese, sulla crisi di un paese. Ormai è la scommessa quella che regola l'entrata, il guadagno o meno della finanza. Allora voi capite che questo è un mondo totalmente diverso da quello che abbiamo conosciuto, quello in cui, come diceva nei primi periodi, come diceva Galloni, diminuivo il profitto e aumentavano i salari. Adesso si è persa ogni relazione. E allora questo è un elemento, no, che bisogna tenere presente, perché se questo è il meccanismo, allora le cose sono due: o questo, ci liberiamo totalmente di questo meccanismo, ma ci vuole una rivoluzione per farlo, o se ce lo teniamo, e come è difficile non tenerlo, perché sarebbe un cataclisma a liberarcene senza avere in cambio. È peggio tenercelo. Sì, ma sarebbe un cataclisma a cercare di cambiarlo senza avere niente di diverso da proporre, perché non c'è niente di diverso da proporre, nessuno oggi ha qualcosa da proporre in alternativa. Allora, se questo è, insomma, allora voi capite che non si può più ragionare come si ragionava 20 anni fa, 30 anni fa. E anche al mio amico Sandro lo dico, che lui ha fatto un discorso che 20 anni fa andava benissimo. Lo dico con tanto affetto, che secondo di voi è bene. È vero, è un affetto sincero, penso di lui. Però adesso il problema è quello appunto di creare quel minimo di massa finanziaria per poter muovere l'economia. Il grande problema italiano, noi ci giriamo intorno, è che non c'è una lira, non c'è un soldo in cassa. Allora, in questa situazione è successa anche un'altra cosa, che è finita la politica. Non stiamo a pensare che la politica può rinascere, no, la politica è morta e non può rinascere. Non può rinascere perché adesso la politica gli hanno dato un compito. Cioè il meccanismo mondiale capitalistico gli ha dato un compito, quello di amministrare le perdite. E se una politica è chiamata a amministrare le perdite, non è politica, non è più politica, non so come chiamarla, ma è un'altra cosa, è un'altra cosa. Allora in questa situazione, infatti la dimostrazione che la politica è morta ce l'abbiamo avuto in Italia negli ultimi 20 anni, no? In Italia avete visto chi ha avuto, qual è i politici che hanno avuto successo? Chi le spara più grosse, no? Se c'è un politico che le spara grosse, la gente gli va dietro, ma per disperazione, perché la gente è disperata. E allora se uno spara palle, come ha fatto per 20 anni Berlusconi, gli va dietro e lo applaude. Se adesso ne viene un'altra sinistra che le spara altrettanto grandi, gli va dietro, perché è disperata la gente, non sa che fare. Questo ci promette la luna. Non ci arriverà la luna perché non ci può arrivare, ma intanto gli va dietro. E la cosa che accennava tu di Renzi sui debiti della pubblica amministrazione era da prenderlo e dirglielo, per esempio, se fosse un paese di persone che capisce qualche cosa mediamente di economia, era da prendere, caro mio, ma che stai dicendo? Sono quasi 100 miliardi, tu in un mese vuoi pagare, vuoi che l'amministrazione, la pubblica amministrazione paga. Le cifre variano da 70 a 100 miliardi, ma comunque sono sempre tanti. Ecco, adesso vengo alla. E chiudo.
e chiudo. Su due punti delle sue proposte io sono d'accordo, sulle altre non è che non sono d'accordo, ma le vedo di difficilissima realizzazione. D'accordissimo sulla separazione delle banche, quello sì, appunto, è una cosa talmente scontata che non si fa. Però se non si fa, ci sarà qualche motivo se non si fa, appunto. Credo che sia di difficile attuazione la moneta fiduciaria come la propone, cioè come la propone, come in qualsiasi forma, perché credo che la comunità europea non ce lo farà fare, la considera illegittima. È vero che i trattati scrivono quello che hai ricordato tu, però c'è un'interpretazione della Corte di Giustizia che è estensiva su questo punto e lo si intende come monopolio monetario. E quindi anche una moneta che sia di qualsiasi altro tipo sarebbe sicuramente dichiarata illegittima dalla Corte di Giustizia europea. Si potrebbe pensare a un'altra moneta, però come hanno fatto con il famoso Bitcoin, con tanti altri, perché Bitcoin è l'ultima di queste, cioè con la moneta elettronica, però che vale solo finché stai nell'etere. Finché stai a livello elettronico, però anche in quel caso c'è una controindicazione, come ha dimostrato l'esperienza di Bitcoin, che una moneta funziona se c'è un soggetto regolatore. Infatti Bitcoin ha avuto i problemi suoi e la grossa crisi proprio perché manca il soggetto regolatore su Bitcoin, no? E quindi ritorniamo al discorso sulla, quindi in sostanza credo può sembrare una manifestazione di pessimismo, credo che noi andiamo di fronte ad anni molto difficili, noi tutti e non solo noi in modo particolare, perché l'Italia è un paese debole, assolutamente debole, e nel contesto europeo e ancora più nel contesto mondiale. Però vi assicuro che se uscissimo dall'Europa saremmo ancora più deboli. E quindi un'opzione per andare fuori dall'Europa ci renderebbe ancora più moscerini. Cioè chi vuole farci uscire dall'euro, non dall'Europa? Sì, ma è la stessa cosa. Sì, è la stessa cosa però, perché uscire dall'euro, a parte che il giorno in cui usciamo dall'euro, il giorno dopo tutti i nostri stipendi, tutte le nostre retribuzioni varrebbero la metà. E io voglio sapere con quali. Perché? Come perché? Perché ci sarà subito la caduta dei valori del mercato e quindi il minimo al 50% lo diamo. Perché nessuno ci può dare fiducia sulle. Noi nel nostro equilibrio monetario si basa sulla fiducia che ci danno i mercati sui titoli. Vabbè, comunque ti risponderò. Sì, no, questa è la mia opinione, ognuno ha le sue opinioni. E io voglio sapere quale Stato, soprattutto uno Stato come l'italiano, ha la forza di controllare i conflitti sociali che subito dopo nascono. Non credo che ci sia, cosa vera non è grave, diciamo subito, non è grave. E quindi succederebbe un caos. Però credo che questo, proprio perché ormai la politica è quello che è, credo che almeno il compito che dovrebbe avere, il compito minimo che dovrebbe avere i politici è quello di salvaguardare un minimo di equità sociale. Perché il minimo, dico, perché già l'economia privata del potere politico, ecco, tu prima, scusa se faccio un inciso, non volevo dirlo, ma sono portato da questa affermazione, la politica keynesiana si basava sull'esistenza di uno Stato forte. Nel momento in cui lo Stato, per ragioni strutturali, non conta più, non è pensabile in qualsiasi forma di riportare la politica keynesiana. Negli anni 80 la Thatcher e Reagan non è che l'hanno fatto per loro volontà, ma perché hanno intuito che c'era una crisi che stava arrivando, era la crisi dello Stato dell'UE.
State, dello Stato sociale che non avrebbe corretto. Io ricordo, è del anni 70, un libro che è stato un libro che ha fatto scuola, che era di un famoso economista marxista americano, James O'Connor, che aveva proprio dimostrato come lo Stato sociale alla lunga non avrebbe retto, primi anni 70. Più modestamente, un gruppo di noi studiosi italiani, anzi eravamo di tutti i paesi occidentali, no? Abbiamo scritto un libro nell'81-82, Crisi dello Stato Sociale, qui c'era il maggior politologo americano, c'era più modestamente, ma questo era separato, ma c'era Richard Rose inglese, Klaus Hoff tedesco, che appunto 81, siamo all'81, si scriveva che lo Stato Sociale non poteva reggere. Reagan e la Thatcher avevano capito prima di tutto questo, e quindi la loro reazione è stata quella di cercare di prevenire, e poi sono nati i casini maggiori che hai detto tu, è vero, però è stato un gioco di anticipo che noi invece non abbiamo capito, che noi dopo 30 anni abbiamo continuato a fare 20 anni, ma potevamo fare ancora la politica anziana che non era più sostenibile, non si poteva più fare, non c'erano i mezzi per poterlo fare. In mezzo con tutte le cose che hai detto tu, con tutti i guai e i guasti di una politica che ha distrutto questo paese, però oggi appunto io vedo, almeno in questo conto, questo potere di basso profilo assicurare un minimo di equità sociale, perché oggi in Italia non c'è equità sociale. Oggi in Italia abbiamo delle distanze di reddito intollerabili, insostenibili. Io faccio un solo esempio, lo dico sempre ogni volta che incontro un politico, ma vi rendete conto che voi che lavorate magari tanto, ma 3 giorni alla settimana, prendete in un mese quello che un lavoratore, un metalmeccanico prende in un anno? Ma vi rendete conto? È pensabile che possa andare avanti un sistema di questo tipo? Soldi presi dallo Stato. Io posso capire il grande finanziere che guadagna perché fa un grande investimento, ma non posso pensare, ipotizzare, che lo Stato tratta i suoi figli in questo modo diverso. È una cosa di assoluta iniquità, che non è più tollerabile. E se qui prendono i forconi o qualche cos'altro, hanno ragione. Hanno ragione. Grazie. Antonio, se lo possibile aspettare qualche minuto, perché ci tengo particolarmente, dato anche la nostra amicizia, a cercare di attrezzare una risposta. Dirò subito che io ho segnato 5 punti, ma mentre il secondo, il terzo, il quarto e il quinto fondamentalmente stiamo nell'opinabile, nel primo punto Antonio ha detto una cosa oggettiva, che se io non riesco a controbattere, almeno per una parte, non quella analitica, ma è quella della proposta, ovviamente sto fuori. Vediamo se ci riesco. Allora, la globalizzazione, qual è il nuovo modello, eccetera. Allora, innanzitutto premettiamo che parliamo di globalizzazione, ma dal punto di vista pratico ne abbiamo due. Non vorrei citare Andreotti, non è vero che non mi piace, anzi, nel senso. Dunque, parlava della Germania, della unificazione della Germania. No, voglio dire, c'è una globalizzazione che io, così in modo rapido, giudico positiva, ed è quando la competizione avviene sulla qualità del prodotto, il che è solo nell'ambito dei prodotti a forte contenuto innovazione tecnologica, fondamentalmente. Ma laddove la competizione, cioè la globalizzazione, avviene unicamente sul prezzo, a prescindere dalla qualità, quindi l'80% e più dell'economia, è stato un disastro. Allora mi dice Antonio, sì, è stato un disastro, ma questo è lo stato dell'arte. Allora è qui che arriva la proposta, diciamo così, diversa. Allora, in quell'80% di prodotti, diciamo così, senso lato tradizionale, cibo, vestiario, eccetera, eccetera, non siamo competitivi per varie ragioni, tra cui quella che ricordava Antonio a proposito delle retribuzioni. Però
non ci dimentichiamo che all'80% questo modello di globalizzazione è quello che premia il produttore peggiore, perché poi l'operaio cinese ci manda un formaggio che è plastica. La nostra, quando vado pure io a fare la spesa, ne arriva Massai, se ci vado più io che... Allora, quando vai a fare la spesa, se tu hai un buono stipendio, compri, c'è un buon pecorino locale, e così, è biologico, semistagionato, addirittura il latte crudo e tutte queste cose. Ma se non hai soldi in tasca e la maggior parte delle famiglie italiane non arriva alla quarta settimana, quando ti trovi 2 euro in tasca e devi comprare il formaggio, compri quello che costa di meno, no? Ok. Questo è il problema della globalizzazione, come diceva Antonio. Allora, qual è l'alternativa? Qual è la soluzione? Rilanciare la produzione locale, produrre quello che sappiamo produrre. Ma come? Vincere il fatto che la gente ha pochi soldi in tasca e compra il prodotto competitivo perché di basso prezzo, che non ha rispettato l'ambiente, che non ha rispettato le retribuzioni, che non ha rispettato niente, perché questo è un sistema che premia il produttore peggiore, su questo non ci sono. Avendo un'altra moneta in tasca, avendo una moneta locale, una moneta complementare, questa è la soluzione. Allora il modello si capovolge, non devi più massimizzare le esportazioni, che è un altro modo per dire insostenibilità, perché non tutti i paesi possono aumentare le esportazioni, perché le esportazioni di uno sono le importazioni di un altro. Conseguentemente tu puoi ipotizzare un gioco a somma zero, l'import-export, ma non puoi pensare che i paesi debbano aumentare. Allora non devi più pensare in quei termini alle esportazioni, ma in un modo completamente diverso. Tu parti da quello che sai fare, con la tua moneta non devi più subire la competitività della globalizzazione con quello che c'è dentro. Nel momento in cui hai saturato la tua domanda interna, perché hai prodotto più pecorino, più vino, più servizi di quelli che effettivamente ti servono, allora l'eccedenza la esporti, ma a quel punto la esporti in valuta internazionale a un prezzo arbitrario, perché per te è un'eccedenza. Quindi puoi vendere poi il tuo pecorino al prezzo internazionale e ritornare competitivo sulla qualità. Con la moneta internazionale che ottieni dalla vendita delle eccedenze, ti compri le importazioni che non sei in grado di prodotti che non eri in grado di produrre a casa tua. E questo è il nuovo modello economico, che è un modello possibile, fattibile, però richiede la doppia circolazione monetaria. Voglio dire, è ovvio che dietro c'è una grossa contraddizione filosofica, perché nella microeconomia il costo, lavoro, energia, ambiente deve essere minimizzato. Ma quella stessa cosa, cioè l'ambiente, cioè il lavoro, poi deve essere massimizzato nella macroeconomia perché fai PIL. E allora ovviamente vuol dire che c'è un elemento di schizofrenia nei nostri sistemi. Partendo dall'economia locale si risolve questo aspetto, e questo è il nuovo modello. Secondo me il nuovo modello è possibile, ci vuole la volontà, la capacità, l'intelligenza per farlo. Non ci dimentichiamo che come capacità produttive noi siamo pur sempre, tuttora, la terza potenza mondiale come diversificazione merceologica all'export. Ci sarà una ragione. Abbiamo 4 milioni e mezzo di imprese, di cui 4 milioni non fanno profitti, pagano tasse, sono sottoposte a una pubblica amministrazione avversa, non hanno l'appoggio delle banche, ciononostante continuano a produrre e ci tengono a galla. Ci sono 4 milioni di imprese, di imprenditori che non lavorano per il profitto, lavorano per controllare le risorse reali, perché in base alle regole di economia dovrebbero vendere tutto e comprare obbligazioni, e invece continuano a produrre e ci tengono a galla. Adesso dobbiamo cercare di dargli una mano in qualche modo. Un modo è quello di fare la moneta complementare. Adesso entro nelle altre cose più rapidamente. Antonio, qui il problema è, perlomeno chi crede a una certa impostazione, ovviamente ognuno può dire la sua, e qui entriamo nell'opinabile. La mia opinione è che preferisco rischiare la morte rispetto a una morte certa. Continuare con questo sistema è la morte certa della cultura, della politica, della filosofia, della religione, dei miei figli, dei tuoi, eccetera. Rischiamo e vediamo cosa succede. Può darsi che andiamo a fare un disastro ancora maggiore, però almeno proviamoci.
e questo c'entra anche con la liquidità, perché è chiaro che noi abbiamo oggi una moneta estera che è artificiosamente scarsa e manca nelle nostre tasche. Quindi o sta moneta si trova il modo per farla diventare una vera moneta e non un modo di governare l'Europa, e allora è un film. E se no, se non c'è questa capacità, bisogna tornare alle monete nazionali, meglio che morire sarà, qualunque rischio e costo ci comporti. Poi, l'illegittimità, ad esempio, dei certificati di credito erariale. Innanzitutto io non li chiamerei moneta, qui lo dico e qui lo nego. Io li farei anche i buoni acquisto dell'Inps, io li darei. Dopo un po' ci faranno un procedimento di infrazione, ma ce ne sono tanti procedimenti di infrazione, ma intanto abbiamo acchiappato la ripresa, abbiamo cambiato l'economia italiana con questa moneta fiduciaria. Un discorso a parte, ma adesso qui non c'è tempo e non è la sede, è il discorso dei bitcoin. La mia opinione studioso è che questo tipo di monete complementari vada bene finché cresce e raggiunge una certa massa critica. Dopodiché c'è il rischio che in mancanza di quella governance di cui parlavi succedano dei guai e quindi si sfilano operatori. Ma questo è un discorso che poi può valere per tutta la moneta complementare, adesso non lo faccio. Anche per quella fiduciaria che si salva perché ritorna come tasse, quindi ha effetto sul disavanzo ma non sulla sua circolazione, chiaramente. Vabbè, dell'euro ho già accennato. Non condivido queste visioni pessimistiche, anche perché l'economia italiana è diversa rispetto a quella di una volta. Cioè, se anche il prezzo dei prodotti energetici che dobbiamo importare aumenta del 30%, però la loro incidenza non è così elevata come una volta, per cui alla pompa l'aumento è minimo. Certo, bisogna ragionare in termini di sovranità monetaria, abbassare le accise, è ovvio. Voglio dire, ci sono tante politiche di controbilanciamento, è ovvio che se poi chi governerà, usciti dall'euro, volesse approfittare per avere un maggiore gettito tributario dell'aumento del prezzo della benzina per continuare ad aumentare le accise in proporzione all'aumento del prezzo derivante dall'aumento del costo, ma saremmo finiti in cattive mani, insomma, ovviamente. Quindi francamente non sono così pessimista sugli effetti, eccetera, considerando ancora quello che rimane della solidità produttiva e della credibilità del nostro paese. Quinto e ultimo punto, il discorso dell'equità sociale. Io non credo in nessuna equità senza recupero di sovranità monetaria, almeno parziale. Non c'è spazio né per la libertà, né per la democrazia, né per la centralità dell'uomo, sono solo parole, sono solo chiacchiere, se non abbiamo la sovranità monetaria. E c'è scritto pure nella Bibbia, pensate pure. Allora, i limiti del keynesismo li avevamo visti, purtroppo non siamo stati capaci, soprattutto noi di sinistra, di approfondire, rivisitare e fare un keynesismo più avanzato invece di ritornare al liberismo, perché poi la gran parte della sinistra è diventata liberista. Questo è l'aspetto peggiore, non è la Thatcher o Reagan che bene o male erano di destra e si capisce che la loro impostazione, che hanno approfittato della crisi dello Stato sociale per fare determinate cose, ma qui abbiamo avuto una sinistra che è diventata liberista e poi voleva governare con le idee della destra, con tutte le conseguenze che sappiamo. Vabbè, insomma, sarebbero anche altri approfondimenti, ma insomma più o meno sono costretto. Sì, no. Violento come l'altra volta quando abbiamo fatto quell'altra presentazione, perché se non fallirò rischia di essere stato invitato cortesemente a non riuscire a dire una parola. Scusate, ma purtroppo è Valero, guarda, qui tra un po' ci cacciano via, quindi abbiamo ancora 40 minuti. Ringraziamo il professor Battassano intanto. Ma io intanto conosco lui, non ricordo perché sono il segretario della città. Sì, abbiamo fatto convegni insieme, sia sul libro Siamo Merci o Siamo Angeli, poi sull'altro libro. Ma io chiaramente
vorrei sottolineare uno degli aspetti che ritengo sia fondamentale per stare poi sul punto, diciamo, che interessa oggi la moltitudine delle persone, che è la questione sociale. Insomma, noi impattiamo tutti questi ragionamenti, poi noi abbiamo un problema che è il problema sociale, cioè è il problema non di una disoccupazione, abbiamo un problema di una disoccupazione che è quantitativamente molto elevata e anche qualitativamente è una disoccupazione molto, molto particolare, quindi con ulteriori difficoltà ad affrontare queste questioni. I cambiamenti ovviamente hanno travolto le vecchie certezze che c'erano, quantomeno per il sindacato, e ulteriori elementi poi peggioreranno i tipi della situazione se non li affrontiamo. Pensiamo al problema demografico. Voglio dire, il problema demografico ci travolgerà da questo punto di vista, perché comunque l'aumento delle attese di vita collegate al problema del lavoro diventano un elemento esplosivo dal punto di vista sociale. Come gestiremo in futuro questa cosa? Allora, io ritengo che qualcosa va studiato. Noi non possiamo rimanere sulla situazione attuale, come si dice, sulla gestione delle questioni così come le stiamo gestendo, questioni che sono mirate e che affrontano questo problema. Noi dicevamo, sindacalmente parlando, di mettere al centro, lo diceva alla fine Nino Galloni, di mettere al centro la persona, di mettere al centro il lavoro. Di mettere al centro il lavoro, di mettere al centro la persona significa fare delle azioni di politica economica che siano, voglio dire, completamente diverse dalle questioni così come le stiamo affrontando oggi. Però ci sono alcuni, vorrei fare anche altri ragionamenti, però non ci vado perché il tempo non me lo permette, perché poi se noi pensiamo al nostro territorio, noi abbiamo bisogno, essendo un territorio dove sono presenti circa 30 multinazionali, abbiamo esigenza di fattori di come convenienza, quindi abbiamo esigenza di infrastrutture, di servizi all'impresa adeguata, abbiamo bisogno di denari per finanziare queste questioni. Eppure su questo per noi poi rappresentano un pochettino, voglio dire, dentro la prospettiva, perché l'industria per noi rappresenta comunque ancora oggi un elemento fondamentale per il futuro di questo territorio. Il discorso del nuovo modello di sviluppo e tante altre cose sulle quali abbiamo cercato di lavorare in questi anni, vedi, il patto di territorio, comunque hanno trovato difficoltà forti a trovare dei percorsi adeguati per affrontarlo. E qui sarebbe da ragionare un pochettino sul ruolo della politica, sul fatto che questa regione ha vissuto molto di risorse pubbliche e non ha la capacità di uscire da questa situazione angusta per determinare condizioni di un nuovo sviluppo fatto con mezzi propri, quindi attivando e ricercando la possibilità di un finanziamento delle questioni che possono permettere una ripresa e uno sviluppo della nostra regione. Noi vorrei sottolineare tre o quattro questioni che si incastrano sul ragionamento che tu fai. La prima è il discorso della pubblica amministrazione. Noi abbiamo messo in modo un mostro, nel senso, la pubblica amministrazione non è il problema solo della politica, e quindi non c'è politica, non ci sono politici o tanto. Qui noi abbiamo un modo, perché è la pubblica amministrazione, che anche laddove ci sono dei percorsi che magari in qualche modo hanno trovato una condivisione, possono rappresentare, noi abbiamo sotto poi un sostrato che blocca, che impedisce, che è farraginoso, che non è sciolto. Quindi un primo grande problema è quello della riforma della pubblica amministrazione. Questo è veramente un mostro fitto di tentacoli che blocca tutto, che toglie anche molto spesso anche la voglia ad intraprendere, la voglia a fare. Noi abbiamo, io nei miei tanti anni di sindacato, tantissime cose, tantissime, voglio dire, situazioni che ho vissuto su questo terreno, anche di piccoli imprenditori, altri, voglio dire, che non vengono messi nella condizione. Questo quindi è un grande problema che deve accompagnare le eventuali politiche che tendono a sostenere e che, come si dice, tendono ad aprire una speranza che è necessario riaprire. La seconda questione riguarda un altro problema che noi abbiamo, che è quello
della produttività sistema, noi abbiamo, voglio dire, l'esigenza di recuperare in produttività. In Umbria siamo ai livelli di produttività, una delle regioni con la produttività più bassa, la più bassa delle regioni del centro, per non mettere adesso il sud dentro a questo contesto. E il problema della produttività è un problema fondamentale, è un problema che in qualche modo coglie un aspetto che è quello che sottolineava Lino Belloni prima, quello del valore dell'impresa, della prospettiva. L'altra questione è quella delle relazioni, dei rapporti. Noi siamo, e io penso che qui ci sia l'esigenza di fare dei passi in avanti straordinari sul terreno della democrazia economica. Noi ancor più di altri, perché se abbiamo 30 multinazionali, 27, 28 multinazionali, siamo ancor più esposti, voglio dire, a scelte improvvise, drammatiche, quelle che stiamo vivendo in questo periodo. La Baselle recentemente, ma la SGL Carbon in questi giorni, aziende che nonostante che hanno fatto, voglio dire, un anno positivo, quindi hanno chiuso un bilancio positivo, che chiudono perché nel momento in cui c'è una situazione di sovrapproduzione, quindi c'è una capacità c'è una sovrapproduzione produttiva, poi vengono chiusi i siti laddove si è più deboli, l'azienda sta, la casa madre sta in Germania, è chiaro che lì in qualche modo interviene la politica, interviene chi deve intervenire, non si tiene più conto degli sforzi che noi abbiamo fatti per creare delle condizioni in qualche modo di competitività di quel sito. Noi abbiamo bisogno di un terreno di democrazia economica che faccia passi avanti rispetto alle relazioni industriali che ci sono oggi. Veniva citato prima, non so se tu l'avevi citata questa cosa, sulla partecipazione dei lavoratori e sulla presenza, io penso, dei lavoratori anche in luoghi diversi da quelli dove sono oggi, che non possono essere affidati a livelli di informazione, affidati a dei episodici momenti di, ma essenzialmente affidati a comunicazioni dell'azienda, perché poi qui si apre tutto il ragionamento sul sindacato, sull'evoluzione che c'è stata rispetto alle cose che Nino Galloni, voglio dire, nel suo procedere, del suo ragionamento, lì c'era passo passo un indebolimento del sindacato, decentramento, la terziarizzazione, le localizzazioni, la globalizzazione, le localizzazioni, i profitti, la finanziarizzazione dell'economia, tutta roba che ha indebolito il sindacato. Tant'è che scriveva Friedman qualche anno fa, dice la fine del sindacato, il sindacato finisce in questa condizione. Io ritengo, o si trasforma, io ritengo che il sindacato serva in una situazione in cui, voglio dire, le condizioni sociali sono queste, serve però su un livello micro oggi. Io ritengo che, voglio dire, il ruolo del sindacato deve essere un ruolo che ha anche un valore, perché il livello micro ci porta a discutere sulle casse integrazioni, fare i contratti di solidarietà alla Sangemi, invece di licenziare 35 lavoratori si fa la cassa integrazione a rotazione, si tiene tutto, diciamo, l'assetto occupazionale, cercando e sperando che ci sia un'evoluzione di mercato sulle quantità produttive per rimettere in moto il meccanismo. Lo stiamo facendo in tutte le aziende, dappertutto, in altre non ce la facciamo, però questo, ma non è solo questo il livello sul quale noi possiamo pensare al futuro delle, qui va quindi in qualche modo messa in campo un terreno dentro il quale ci sia un riconoscimento del sindacato, ma il problema è la politica, in assenza di politica, il sindacato chiaramente si indebolisce enormemente. Quindi le riflessioni che io volevo fare, in qualche modo c'era anche qualche altro, sono queste, ecco, e su questo rispondo subito. Ritengo che possiamo anche. Grazie. Facciamo una cosa, io 5 minuti rispondo, cioè, così poi dai tempo al tempo. Nessun problema. Cioè, secondo me c'è il tempo, lui è forse. No, però chiudo, no? No, ma guarda, il mio amico deve essere prima delle 7:30 alla stazione, se no perde il treno. Noi gli facciamo perdere il treno, non ti preoccupare. Allora rispondiamo a Felipe. Subito. Allora. Problema demografico, sono d'accordo e non sono d'accordo, nel senso che nel 94, quando si cominciò a fare la riforma delle pensioni per le note ragioni,
gli stessi esperti che vennero a giurare che c'era il calo dell'occupazione, le prospettive economiche andavano male, oddio mamma mia, il, eccetera eccetera, erano quelli che erano andati a fare i Maastricht. Però a Maastricht avevano detto c'è, cioè, sarà un grande sviluppo grazie all'Europa, è meno 2,5% all'anno di PIL in più, eccetera eccetera. Qui là hanno fatto dei parametri che poi, come c'è stata un po' di crisi, si sono rivelati disastrosi, e di qua hanno fatto una riforma delle pensioni molto, molto punitiva. Allora dico solo una cosa, perché ovviamente queste cose le dobbiamo approfondire nelle dovute sedi, tra l'altro sto pure all'INPS per cui le sto studiando. Noi abbiamo un sistema pensionistico che per definizione, quello a contribuzione, è in equilibrio quando sarà tutto a contribuzione, perché ancora c'è la parte, ovviamente c'è il problema di finanziare la parte che non è a contribuzione, e su questo ci servono tante cose da dire anche sulle pensioni d'oro eccetera, ma non c'è tempo. Però è in equilibrio finanziario matematico, non ci sono. Il problema non è questo, secondo me, e non è neanche che le pensioni saranno basse. Le pensioni saranno basse perché sono bassi i salari oggi, perché i ragazzi lavorano per 300-400 euro al mese. Dopodiché, che pensione vuoi fare? Quando si fece la riforma delle pensioni, i grandi soloni, che non voglio usare un'altra parola che comincia pure per S, che non sta nel vocabolario, che cosa dicevano? Dicevano che si faceva la previdenza complementare, e voi sindacati ci avete qualche responsabilità, ha detto purtroppo. Bene, ma con salari bassi cosa vuoi fare la previdenza complementare? Non ti funziona neanche quello obbligatorio, perché se non cambiamo le carte in corso d'opera, questi ragazzi avranno delle pensioni che sono più basse di quelle di povertà. Conseguentemente tutta la contribuzione si rivela una tassa e non il rispetto del salario diretto. Quindi questo è il problema. Allora, la conclusione dei miei ragionamenti, poi ho una sola, e cioè con pensionati poveri avremo giovani lavoratori precari e sottopagati, con pensionati benestanti invece avremo giovani più stabilizzati, più professionalizzati, che a loro volta possono costruirsi una famiglia. Questo è un problema, no? Ovviamente ci dobbiamo rimboccare le maniche e studiare come cosa, poi potrei stare a parlare delle ore adesso di artigiani, del mondo agricolo, eccetera, eccetera. Non voglio chiudere qui la risposta, però va fatto un convegno su questo tema, sull'INPS, non sull'INPS come istituto pubblica amministrazione, ma sull'INPS come gestione delle varie problematiche pensionistiche nella loro apertura sociale, attenzione, e nel mercato del lavoro, le cose sono tutte collegate chiaramente, come sto cercando di dire. Secondo, la PA. Allora, secondo me bisogna rivedere le cose, però la domanda delle domande, che farei ad altri S che vanno spesso in televisione a parlare male dello Stato e della pubblica amministrazione, com'è che c'è un'università pubblica che funziona e poi ce n'è un'altra che non funziona? Perché c'è un ospedale pubblico che funziona e poi c'è un altro che non funziona? Perché c'è un ufficio pubblico che funziona e un altro che non funziona? Ma il motivo è sempre quello, perché ci vogliono i bravi dirigenti. Questo è il problema. Responsabile che fa lavorare la gente, che la, cioè, non ci sono problemi. Quando venivano, scusate se parlo di me stesso, nelle mie direzioni generali a fare i controlli, non trovavano la gente presente, assente, c'erano, era tutto a posto, cioè, non abbiamo mai visto una direzione così, ma per forza, perché qui la gente è motivata a lavorare, controlliamo che lavori, non ci sono altri fini, non so se vi spiego. Quindi questo va studiato, anche qual è il modo poi per avere bravi dirigenti invece che produttività e competitività. Questo è un discorso abbastanza ampio, perché è chiaro che abbiamo delle produzioni di eccellenza in Italia dove non c'è niente da insegnare, per dire, e poi abbiamo quelle situazioni che troverebbero il miglior albergo nella mia proposta, diciamo così, adesso se l'avete seguita capita. Poi ovviamente c'è un terreno grigio, cioè gente che vorrebbe stare sul mercato internazionale, però per starci deve pagare dei prezzi che sono quelli che hai citato tu prima, e quindi è un problema. Allora io vorrei solo ricordare che durante gli anni, soprattutto gli anni 80, io mi battevo, non è vero, io passavo, uno difendeva le aziende, difendeva i lavoratori eccetera, in realtà io dicevo se un'azienda è fuori mercato va chiusa e vanno messi, ma se un'azienda invece può stare sul mercato va difesa. Io ho difeso tante aziende,
ero diventato famoso presso i sindacati perché ero riuscito a non far chiudere delle aziende, perché secondo me erano competitive, avevo ragione. Anni dopo mi hanno ringraziato dicendo: ah, Galloni, non facendoci chiudere ci ha fatto fare un sacco di profitto. Ma per forza, quella era un'azienda lì a livello mondiale, che ne so, faceva i galliti o i ferri di calze, quello che diamo con le mollette, perché la devi chiudere se c'è solo questa nel pianeta, no? Per fare un esempio. Ma quando un'azienda non va, è inutile continuare a difendere quello che non è difendibile, a meno che si possa rientrare nella logica che dicevo prima. Allora l'acqua minerale tu la puoi difendere in due modi: puoi dire acqua a chilometro zero, c'è una legge, una volontà, eccetera, per cui intanto ti consumi l'acqua minerale, poi se ne hai di più la sporchi, e allora la sporchi a un prezzo che è competitivo senza tagliare la busta paga dei lavoratori. Adesso voglio dire che questo va visto nella concretezza, però erano le risposte che volevo darti così a caldo. Quando minuto so. Vorrei fare una piccola riflessione sugli euro. Allora, sugli euro non c'è scritto a chi appartengono, non c'è un numero di serie. La sigla alfanumerica stampata sulle banconote non è una matricola, sta a significare che la banconota è assegnata a una specifica nazione. Infatti tutte le banconote che iniziano per S sono assegnate all'Italia e la somma delle cifre che seguono la S è da sempre 7. Quindi è una combinazione, non è una matricola. Quelle che iniziano con la X sono tedesche e la somma fa sempre 2. Quante ce ne sono in giro? Non si sa, perlomeno qualcuno saprà chi le stampa e chi gli dice di stamparle. È l'unico denaro al mondo dove manca la dicitura di che cosa serve. Per esempio, sui dollari c'è scritto "This note is a legal tender for all debts public and private". Infine non c'è la firma di nessuno, meglio c'è, ma non si sa di chi sia. Ma di chi è l'euro? Mistero. Inoltre, gli euro non sono denaro, non sono moneta. Per esserlo, gli manca di avere come corrispettivo un unico comune debito pubblico. Le nazioni che hanno adottato l'euro, notoriamente, presentano debiti pubblici diversi e sono separatamente credibili dalle speculazioni internazionali. Al massimo gli euro possono essere considerati unità di conto esprimenti rapporti fissi di cambio tra più monete nazionali. Conclusione: è denaro falso. È un prodotto derivato finanziario, una scommessa. Per giunta gli euro sono le uniche monete al mondo dove ci si paga il copyright. E adesso la domanda. Mi dica se è giusta questa affermazione. Siccome non c'è nessuna legge che assegna la proprietà del denaro, e se non si conosce il proprietario del denaro non possono esserci né creditore né debitore, perché manca la certezza del diritto. Ergo, in attesa di conoscere di chi è la moneta, ci deve essere una sospensione della moratoria del debito. Grazie. Risponde subito o facciamo le due domande al volo? Rossi, ma ci possiamo battere le mani, tanto. Rossi, angolissimo. Sì, così mi regolo sulla confusione. Sì. Angolissimo Rossi, la domanda sintetica, non come generale, che ha fatto il furbo. Il generale ha fatto il furbo. Io sono più che altro una provocazione su quello che il professore ha detto. Velocissimo. Sulla moneta parallela mi ricorda proprio l'Austria, dove è 36-35, qualche cosa di simile. Visto che non possiamo battere moneta, quindi mettere banconote, il concetto potrebbe essere quello di mettere note del banco, magari ad un anno di vita, convertibili da un anno, e quindi a questo punto, almeno in partenza, per quei 100 miliardi, 90, 120, non si sa quanti sono, dei debiti verso le aziende, sarebbero in vita per un anno e probabilmente produrrebbero quella ricchezza che serve. Sul discorso della classe stigata, che sarebbe ottimo se potesse tornare indietro, ma tanto non verrà concesso, un'ipotesi di lavoro potrebbe essere quella di incentivare le banche che hanno tanti di quei titoli tossici in pancia, che si sta parlando di fare, se non sbaglio, del bad bank, incentivarle a fare invece delle buone banche, vale a dire consentirgli di separare le attività, incentivandole fiscalmente e garantendo quelle attività che volontariamente da statuto tornano ad essere banche che fanno solo prestiti a famiglie e nessun tipo di transazione di speculazione finanziaria,
incentivando economicamente con la tassazione e quant'altro. L'ultima provocazione, visto che si parlava di sindacati, forse sarebbe il momento di cambiare un po' le regole del gioco e quindi ricostruire delle formule contrattuali mettendo insieme una parte dell'idea dello Sturzo, una parte della carta del Carnaro e una parte di quello che fanno i tedeschi oggi con le loro aziende. Un mix all'italiano. Andiamo in ordine. Il generale Micheli ha detto delle cose, diciamo così, sacrosante, però bisogna non confondere il flusso monetario con lo stock di moneta, anche perché il problema di tutte le monete, a costo legale, a costo fiduciario, complementare, eccetera, non è tanto la loro emissione, nel momento in cui non c'è più la copertura aurea e basta stamparle, per dirla tutta, ma come vengono tolte al circuito, perché è ovvio che se per esempio una qualunque moneta, mi riferisco adesso alla domanda di Rossi, è convertibile a tempo, bisogna poi vedere qual è la governance. Infatti aveva capito bene Baldassarre questo aspetto. Qui preferisco una moneta che non la chiamo moneta, ma che è moneta, cioè certificato di credito erariale, che poi mi ritorna indietro il pagamento delle tasse, è uno straccio, non è che poi lo rimetto nel circuito, non so se mi spiego. Il problema della moneta è come si distrugge, non come si crea. Come si crea basta avere la tipografia. Come si distrugge è un po' più complicato. E quanti giri fa? Perché voi parlate di proprietà, però il problema della moneta è proprietà, è possessore, è del possessore. Nei vecchi biglietti, perché c'era ancora il problema dell'oro, c'era scritto pagabile a vista al portatore. Che senso aveva un biglietto a 5.000 lire pagabile a vista, pagabile in che cosa? Con altre 5.000 lire? Allora uno scrive scambiabile? No, voleva dire che il portatore lo poteva cambiare. Poi si era detto che non era il portatore, ma doveva essere il non residente, e poi Nixon abolì anche il non residente. Quindi, voglio dire, dobbiamo approfondire queste cose, anche perché io sono un estimatore e sono stato anche amico in buoni rapporti con Giacinto Auriti, però ci sono delle differenze sulla visione della moneta. Quindi adesso io spero che riusciremo prima dell'estate a fare un bel convegno a Roma sulla concezione di Auriti, la concezione dell'MMT e la concezione keynesiana della moneta, in modo che ci chiariamo, perché ho visto delle divisioni esagerate. Addirittura sono stato attaccato dai massimi vertici di una delle componenti dell'MMT, ci sei amico degli auritiani, sei amico dei signoraggisti, ma che c'entra? Prima di tutto erano gli unici che erano presenti negli anni 80, negli anni 90, 2000, quando eravate scomparsi tutti, non c'era più nessuno sul territorio, non c'era più un keynesiano, non c'era più un cartalista, non c'era più niente, quindi perlomeno quelli c'erano. Poi ci sono delle differenze, ma bisogna vedere quali sono le divergenze e quali sono le convergenze. Quindi spero che ci sia questa occasione, se riusciamo a organizzare questo convegno insieme con la Chiesa e con una componente più aperta dell'MMT. Poi Rossi in parte gli ho risposto, cioè la prima domanda gli ho risposto, la seconda non ho capito bene, nel senso dice non è realistica la classe Stiglitz vera e propria, perché non devo... che non ce la fanno fare, però ecco, attenzione però a non cadere nella trappola, perché è stato fatto in Inghilterra eccetera e non sta funzionando, di fare una pseudo glass Steagall, cioè praticamente i due dipartimenti della stessa banca, perché quello fa ancora più casino di prima. No, volevo per spiegare. Poi il bad banking, la bad bank è una buona cosa, ma la pensano almeno le proposte che sto vedendo, soprattutto per la parte creditizia, paradossalmente, cioè crediti inesigibili e in parte dei crediti sbagliati, non sui, ovviamente sui crediti buoni. Quella non è una soluzione, perché ribadire come non funziona la banca, non come funziona la banca, eccetera. Quindi o Glass-Steagall o morte, insomma, questo è il discorso, perché se non bisogna farlo, ovviamente tutta la parte finanziaria oggi è destinata altro che a fallimento, all'esplosione. Il problema è che questa finanza tossica non abbia effetti sull'economia sana. È come se tu c'hai un bubone pieno di
pieno di pus che ti porta alla setticemia, devi evitare che entri nel circolo sanguigno, perché nel momento in cui, contrariamente a quello che dice Draghi, succedesse che questa finanza contaminasse di più direttamente di quanto non fa in modo devastante, ma indirettamente, l'economia reale, noi siamo morti in 5 minuti, questo sia chiaro. Okay. Ultima domanda è, sì, questo è un problema della pubblica amministrazione, perché anche la Guardia di Finanza, anche i Carabinieri, anche la Polizia fanno parte della pubblica amministrazione, no? Almeno finché non sarà fatto gender poi, che allora li cancellano e dopo saremo ancora più sudditi e lì non ci sarà più speranza, perché saremo sottoposti a una polizia senza, che non risponde a nessuno e che non è nostra. Però anche questa gente deve capire che fare la punta al bambino che esce dalla tabaccheria dove ha preso un cartoccino di caramelle non fa bene all'amministrazione. Tu rovini l'immagine della pubblica amministrazione, vanifichi tutta la spesa che la pubblica amministrazione fa per darsi un'immagine credibile verso i cittadini. Quindi il fatto che vengano a rompervi le scatole perché fate un circuito è segnale paradossalmente della vitalità della nostra economia e di come loro stiano allora lavorando contro, e questo va, su questo vanno fatti dei chiarimenti, vanno fatti anche dei patti territoriali, vanno fatti degli accordi a livello di territorio, quindi questi sindaci, questi amministratori eccetera devono affrontare problemi come quello che lei, no scusami, adesso mi sono confuso, che lei ha sottoposto all'attenzione di tutti, perché è molto importante questo fatto. Cioè, in buona sostanza, la gente già si sta organizzando perché c'è una grande ricchezza. Guardate che ad esempio il lavoro domestico, che è stato sempre poco considerato, invece era importante. Tutti gli economisti che si sono esercitati in una valutazione del valore del lavoro della casalinga hanno detto che si parlava di migliaia e migliaia di euro al mese. Quando... 7.000. Sì, sì, cifre da 4.000 a 7.000, adesso esattamente non lo possiamo sapere, ma è un valore enorme, quindi quando c'è quel valore, quel lavoro, evidentemente c'è anche una ricchezza che pesa, no? Nella famiglia e quindi nella situazione. Poi coltivarsi un pezzetto di terra, essere autosufficienti dal punto di vista, dal punto di vista alimentare, eccetera, eccetera, sono tutte cose che ovviamente creano valore e fanno la differenza fra il nostro paese e altri paesi che invece questa cosa non ce l'hanno. Vedete che oggi la sofferenza economica è più al nord, che erano abituati alle industrie e a una certa concezione del lavoro, che non al sud, dove bene o male il pezzettino di terra, la pensione di invalidità e qualche lavoretto ti consentiva e ti consente di credere di sopravvivere, che poi non so cosa sia meglio, se non sia meglio, però alla fine una situazione rispetto alla quale ci ribelliamo più facilmente, ci organizziamo alternativamente, di una situazione in cui ci illudiamo che forse c'è, forse quest'altro anno va meglio, forse ce la faccio, Dio ci toglie anche quello che abbiamo. Thank you.